Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Questa sera è un argomento davvero molto interessante. Parleremo e ricorderemo soprattutto le morti di Borsellino e la morte del generale Dalla Chiesa e anche davvero degli episodi incresciosi che sono successi in tutti questi anni. Ve lo documenteremo con e Falcone, ovviamente, scusatemi se me ne sono dimenticato. Documenteremo davvero con filmati inediti, straordinari da seguire. Voi da casa potete intervenire, potete partecipare, potete fare tutte le domande che ritenete opportune perché abbiamo davvero un parterre e de rois proprio in tal senso che inizio a presentare. Saluto Mirko Schio, Associazione Fervicredo, Ferite e Vittime della Criminalità e del Dovere. Buonasera, Buonasera, grazie di buonasera. essere con noi. Grazie. Flavio Manzolini della Lega, buonasera. Buonasera, buonasera. Senatore Luigi Ramponi del PDL, grazie di essere con noi. Saluto giornalista di cronaca del Gazzettino Maurizio Dianese, buonasera. Buonasera. Gennaro Marotta, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Saluto il coordinatore dell'Associazione contro le mafie Libera, Matteo Lenzi, buonasera. Buonasera. E saluto il nostro editore, professore Manno Case, buonasera, Buonasera. grazie di essere con noi. Saluto Elisabetta Corazza. Buonasera Giorgio, benvenuti ai nostri ospiti e ai telespettatori che possono partecipare attivamente al programma. Potete chiamarci allo 049 80 77 753 oppure potete scriverci al 345 3341 171. Allora, questo tema, vedete il titolo, La mafia ha vinto, così è se vi pare, e l'avevamo iniziata a fare un certo tipo di ragionamento un paio di puntate fa. Non l'abbiamo fatta interamente, invece questa sera abbiamo e sicuramente lo vedrete, cercato di organizzare una puntata per farvi capire quello che è successo e cercare di capire se ci sono delle responsabilità da parte di qualcuno. Professor Manno Case. Sì, siamo stati sollecitati soprattutto dai nostri telespettatori che vedevano in un approfondimento di una puntata appositamente dedicata la possibilità di capire meglio cosa sono successi questi fatti incresciosi di oltre 20 anni fa. È difficile in una puntata o in qualche ora riuscire a assumere un periodo così difficile, così disastroso della nostra Repubblica, però noi abbiamo cercato di raccogliere dei dati, raccogliere dei filmati, in maniera tale che soprattutto i giovani possano rendersi conto delle vicende che sono successe all'incirca 20 anni fa, quando c'era una guerra spietata tra lo Stato e diciamo, la mafia siciliana. È stata storica questo momento perché poi ci fu l'epilogo della morte di Borsellino e Falcone nell'arco di Due poco più mesi. di 2 mesi e quindi rimase in sospeso anche se poi i presunti o eventualmente i colpevoli del fatto sono stati arrestati e sono in galera, è rimasto in sospeso però il fatto di chi effettivamente fosse il mandante di questo fatto increscioso, terribile, e soprattutto quello che ancora adesso non viene spiegato e non viene approfondito il contesto entro il quale, attorno al quale è cresciuto questo evento disastroso dell'uccisione di due magistrati, ma prima di questi naturalmente del generale Dalla Chiesa, che è una figura miliare, una figura storica della nostra Repubblica, e così altri magistrati o procuratori della Repubblica o per esempio semplici cittadini o tutti quelli che sono impegnati perché il mondo della mafia venisse sconfitto. Bene, è stata la presentazione, come diceva il professore, abbiamo davvero, lo ripeto perché sono davvero filmati inediti, filmati che sicuramente sono da vedere. Iniziamo con il primo, proprio la strage di Capaci, vediamolo.
per favore. La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Ecco, abbiamo visto praticamente filmato che la gente sicuramente non se ne sarà dimenticata. Senatore Ramponi, lei tra l'altro era anche amico di Falcone, e nel rivedere queste immagini davvero credo che qualcuno, magari qualcuno che lo vedrà, i veri mandanti si rendano conto di cosa hanno combinato. Ma guardi, i veri mandanti, la realtà secondo me è che Falcone e Borsellino sono stati uccisi dalla mafia. Noi vogliamo sempre andare a cercare delle connotazioni diverse, particolari. Falcone e Borsellino sono stati gli alfieri della lotta della mafia, sono stati gli inventori di un modo nuovo assieme a Chinnici, cioè quello di, preso atto che la criminalità organizzata aveva un suo carattere di unitarietà, proprio per evitare che le indagini invece fino ad allora scollegate non arrivassero a combattere come si doveva unitariamente Cosa Nostra, costituirono il pool nell'ambito di questo pool, cioè una riunione di molti procuratori che potevano non agire ognuno per conto suo, ma scambiarsi quello che poi in un secondo tempo ha dato origine alla Direzione Nazionale Antimafia e alla Direzione Investigativa Antimafia, DNA e DIA. Quindi loro crearono questa unitarietà che fino ad allora sull'altare dell'indipendenza della magistratura non era operativa. E sono quelli che sono riusciti a portare 350 mafiosi in tribunale e sono quelli che sono riusciti a dare un colpo fortissimo alla mafia, anche con l'aiuto poi di Buscetta.
E la mafia a un certo punto si è vendicata, come si è vendicata, come ha ucciso il generale della Chiesa, ma come aveva ucciso Pio La Torre, come aveva ucciso tanti che hanno coraggiosamente lottato contro la mafia. Questo è quello che io vedo, questo è quello che io sento, e mi ricordo, l'ho detto anche l'altra volta, che ripetevo a Falcone, che col quale lavoravo molto intensamente, perché un'altra cosa che lui forse per primo aveva scoperto era quella di seguire la pista economica, e siccome io comandavo la Guardia di Finanza era chiaro che c'era questa connessione, tant'è vero che poi io ripresi queste sue idee, e vabbè, ma non voglio parlare di me. E io gli dicevo, dopo che lui, avendo avuto, non bisogna dimenticare, una serie notevolissima di amarezze nell'ambito della magistratura di Palermo, era previsto che lui dovesse sostituire il capo del pool, di cui adesso mi sfugge il nome, e invece non fecero lui ma fecero Meli, era previsto che lui diventasse l'alto commissario antimafia, invece lo fecero Sica, tant'è vero che poi lui decise di venire su a Roma e venne al Ministero a Roma. Però sentiva questa attrazione per Palermo, dove certamente la vita gli era difficile, che io cercavo di contrastare, ma come se parlassi con lei, gli dicevo ma cosa vai a fare a Palermo, tanto hai avuto soltanto amarezza negli ultimi tempi. Lui però, aveva questa attrazione e continuava ad andare a Palermo. Poi vedremo anche negli altri filmati inediti che sono stati lasciati da soli. Ma da soli in che senso? Scusi, poi lo vedremo. Ti lasciati da soli che sono morti con loro cinque agenti, sei agenti, che cosa da soli? Io intendo nelle indagini, poi lo vedremo assieme durante la serata. Saluto da Pordenone Antonio Frattasio, che è stato commissario di polizia di Stato dal 72 al 78, professore onorario di criminologia, e ha scritto un libro, Profilo di un terrorista, ed è stato ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, in particolar modo sul caso Moro. Buonasera Frattasio. Buonasera, buonasera. Ecco, quando vuole intervenire io poi lo chiamo e sicuramente cercheremo di dialogare il più possibile anche con lei. Su questo filmato iniziale, grazie. Manzolini, sul ragionamento che faceva il senatore Ramponi, è isolata la mafia dalla politica? C'era connessione oppure no? Allora, credo di aver visto una serie di servizi che aveva fatto la Trevigione in funzione di questo attentato e subito dopo che era sparita la borsa di Borsellino. Di Borsellino. L'agenda, vuoi dire, l'agenda rossa. Parlavano dell'agenda rossa e che fosse stata in mano a un colonnello. La borsa con l'agenda dentro. La borsa con l'agenda dentro, quindi dicevo correttamente, e che fosse stata presa da un colonnello dei carabinieri. Allora la domanda viene spontanea, la domanda è: quando la mafia era contro lo Stato e lottava contro lo Stato, c'è stato un passaggio che è venuto poi spontaneo, che la mafia ha detto ma perché noi dobbiamo combattere lo Stato quando possiamo essere noi lo Stato? E allora viene spontanea capire fin dove la mafia ha messo radici all'interno dello Stato e se in qualche modo ha combattuto i suoi servitori più seri. Perché quando parliamo di Nando Dalla Chiesa o parliamo di Borsellino, o parliamo di Falcone e di tanti altri che l'hanno preceduta, parliamo di uomini che avevano un alto senso dello Stato, un alto senso di responsabilità e un alto senso etico. E soprattutto avevano messo in moto i meccanismi importanti per fermare. C'è proprio dalla Chiesa che viene dal mondo militare, ha sconfitto le Brigate Rosse, lo mandano a Palermo per sconfiggere la mafia, va al di là di quello che era la sua congettura di uomo militare, va a toccare i conti correnti bancari, comincia a mettere le mani perché capisce che il modo migliore per stroncare la mafia è quella di controllare gli appalti,
controllare gli affari. Noi sappiamo purtroppo che è una delle industrie principi del nostro, della nostra Repubblica, e gran parte degli introiti ce l'ha negli appalti pubblici. Quindi è da capire questo, quanto questo sistema di Stato centrale, poco federalista, è gioco forza appetitoso per il crimine organizzato, per questo tipo Quindi di crimine organizzato. Quindi c'era una connessione a Manzolini? È una domanda che ci poniamo, è una domanda che ci poniamo e che alla luce di quelli che sono gli eventi noi dobbiamo cominciare a capire se dobbiamo combatterci e difenderci dall'interno. Perché i migliori dei nostri uomini vengono sempre messi in difficoltà da altri elementi che certo dovrebbero essere quelli che li difendono o quantomeno che li proteggono. Antonio Frattasio da Pordenone, c'era collegamento, è la domanda iniziale che io pongo a tutti, tra la mafia e lo Stato in quel periodo lì e anche oggi, poi parleremo anche di giorni odierni. Beh, dunque vorrei spiegare che secondo me un fenomeno che si sta sviluppando soprattutto nel nord Italia e anche nella zona del Triveneto, è una quinta caratteristica di criminalità organizzata che io chiamo così cricca. È una struttura che tende a organizzarsi, a vedersi nell'ambito della speculazione immobiliare e degli appalti. Però a differenza delle quattro mafie storiche, quelle del sud, questa non ha bisogno di una linea militare, cioè che elimina fisicamente i suoi avversari, ma ha delle infiltrazioni nell'ambito degli apparati dello Stato. La pericolosità sta aumentando per il fatto che i partiti storici non riescono più a controllare le nuove leve, e soprattutto quei soggetti che poi sono interessati e aggregati nel territorio. Tra l'altro, con la crisi massiccia dei partiti, la formazione di queste liste civiche si aumenta questo rischio. Per cui ecco, io direi di avere una certa attenzione per questa quinta mafia che si sta organizzando nel nord Italia. Bene, ne parleremo dopo, però io volevo ritornare per creare e per capire bene la storia partendo da 20 anni fa. Matteo Lenzi, la mafia era, la stessa domanda che poi ho fatto agli altri ospiti, in collaborazione con lo Stato. La mafia per definizione è un'organizzazione che con il potere politico cerca dei contatti e cerca di farsi forza anche attraverso i punti deboli. Non, ovviamente è poco costruttivo generalizzare, fare tutto nel buon fascio e dire che la politica è d'accordo con la mafia. Però è chiaro che la mafia, se la chiamiamo mafia, è un'organizzazione che si mette d'accordo con chi, anche nel livello politico, così come in quello economico, ci sta. Quindi io credo che la domanda posta sia in un certo senso retorica, nel senso che se noi qui stiamo parlando di mafia e non di semplice organizzazione criminale, lo diamo per scontato, lo diamo per assodato. Sì, però ti viene il dubbio che quando c'è un Totorino a Palermo che ci vive 20 anni, che tutti sanno dov'è, e lo Stato non lo va a beccare, quando magari becca il runco di galline, qualche dubbio uno li può venire o no? Infatti io dico che è una certezza in questo senso, ovvero sappiamo che sono stati anche individuati alcuni referenti politici delle mafie in tutta la storia d'Italia, dalla prima relazione Franchetti-Sonnino fino anche alla condanna poi prescritta a Giulio Andreotti, per esempio. Stiamo parlando di un ex Presidente del Consiglio. Certo. Maurizio Dianese, c'è collegamento? La domanda è abbastanza banale, ve la faccio, la prima domanda che pongo a tutti ovviamente. Poi... Ma basta leggere le carte, perché anche Caltanissetta, la procura di Caltanissetta adesso riapre il caso dell'omicidio Borsellino, testimoniando, intanto ribaltando 9 gradi di giudizio che ci sono stati, mandando assolti chi invece è stato condannato.
ribaltando la ricostruzione che è stata fatta a suo tempo. Se vogliamo credere alle carte della Procura di Caltanissetta, dobbiamo dire che è stato creato in laboratorio un pentito che si chiama Scarantino. Tra l'altro, l'atto di nascita di questo pentito avviene proprio a Venezia, perché viene portato nel carcere di Santa Maria Maggiore, viene liberato il secondo piano di Santa Maria Maggiore e viene messo in carcere con un notissimo criminale locale, e lo scopo è quello di convincerlo a non parlare. Per dare tempo ad alcuni poliziotti, ne sono stati individuati quattro, uno è morto, altri tre invece probabilmente saranno rinviati a giudizio, se ho letto bene le carte, questi poliziotti in qualche modo costruiscono il pentito. E ci sono stati ben 9 gradi di giudizio, adesso tutta la costruzione è stata smantellata da questa nuova inchiesta della Procura. Questo per dire che è inutile strologare, cioè i rapporti tra mafia e politica sono nella storia e sono nelle carte processuali. Forse è l'unico esempio in Italia in cui non possiamo avere dubbi, cioè è scritto sia nei libri di storia o dei cronisti, sia nelle carte processuali. Io devo dire che per quanto riguarda la mafia, vedere queste immagini mi riporta a un problema invece odierno, e cioè il fatto che ormai la mafia in Sicilia ha caratteristiche studiate, ristudiate e digerite dall'intera popolazione italiana. Quel che non conosciamo è la mafia nel nord Italia, non se ne parla assolutamente. Noi tra il lago di Garda e il Veneto orientale abbiamo non infiltrazioni, abbiamo presenze stabili, radicate, soprattutto della camorra. Fatto che, se vogliamo, possiamo discutere una vita sulle differenze fra mafia e camorra, ma quel che interessa a noi è che la criminalità organizzata si è saldamente insediata in questa regione. Saldamente vuol dire che non ha bisogno di farsi strada, vuol dire che fa già parte della vita sociale di questa regione. Dianesi, questo è il problema. Ci sono mafie nigeriane, mafie russe, ce ne sono mafie cinesi, ce ne sono che girano qua intorno. Anche qui bisogna leggere le carte. Nelle carte, basta leggere la relazione della Direzione Nazionale di Mafia, è scritto esattamente che si tratta di radicamento soprattutto della camorra. Tra l'altro la Direzione Nazionale Antimafia si fa una domanda e dice: come mai il Veneto è l'unica regione del nord Italia dove non c'è l'andrangheta? Dà due risposte possibili. Una è che ci sia stato un accordo della criminalità organizzata per cui il Veneto è stato lasciato soprattutto alla camorra, ed è vero che ci sono pochissimi elementi di infiltrazione mafiosa da parte dell'andrangheta, però abbiamo la mafia siciliana tra Chioggia e il Garda, e abbiamo camorre soprattutto casalesi nella zona di Eraclea e Caorle. È tutta una parte che non abbiamo ancora indagato. Non ci sono indagini di polizia, ci sono esclusivamente indagini giornalistiche. Io per 25 anni ho studiato la criminalità organizzata di Felice Maniero, che è stata smantellata. Adesso sto studiando questa e mi rendo conto che siamo esattamente nella stessa condizione. Cioè, per 25 anni è stato detto: Felice Maniero è un ladro di polli, è una banda, quattro gatti, chi se ne frega, non faranno mai del male. Quando si è pentito abbiamo scoperto che aveva 500 uomini, che aveva un esercito di 1500 persone, che metteva a ferro e fuoco il nord-est. Per 15 anni Maniero ha fatto quello che ha voluto in questa regione. Adesso sta succedendo la stessa cosa, cioè ci sono timidi allarmi. Chi era il suo maestro? Il maestro di Il maestro di Felice Maniero era Felice Maniero. Non c'era un... Non mi risulta. Era autoctono. Non mi risulta. Autodidatta. Che sia stato aiutato dalla mafia e anche dallo Stato, se vogliamo restare all'argomento, è certo. Però lui è stato un genio del crimine locale. Quel che sta succedendo adesso è questo, che si tenta timidamente di far notare che dobbiamo iniziare a occuparci non delle infiltrazioni, del radicamento. Quando il governatore del Veneto dice che insomma qua il problema è che arrivano dal sud e si infiltrano eccetera, è un errore di prospettiva. Non si sono infiltrati, hanno trovato un terreno fertilissimo, al punto che abbiamo posti come Eraclea, dove su una città di 10.000 abitanti abbiamo 100 camorristi.
so se mi spiego. Cioè, no, di questo dobbiamo parlare, e cioè del fatto che nel Veneto orientale la criminalità organizzata ha costruito il 100% delle seconde case dei veneti e anche degli stranieri. Ho la polizia Marotta, per una battuta sul titolo, la mafia ha vinto, sì, così sì, è, sì. Se vi pare, è un titolo... Io su mafia e politica lei diceva il collegamento, ma io credo che il collegamento tra mafia e politica ci sia sempre stato. Si potrebbe in forme più acute, in forme meno acute, però c'è sempre stato. Non so se vi ricordate, ma durante il fascismo ci fu un prefetto, il famoso prefetto di Ferro, che addirittura mise a ferro e fuoco la Sicilia, addirittura circondando di interi paesi per prendere i mafiosi, e stava riuscendoci, e ci stava riuscendo. Promoveatur, uta moveatur, lo nominarono e lo mandarono da un'altra parte, ed era il governo di Mussolini. Ma perché lo Stato permetteva questo connubio tra Stato e mafia, per prendere più voti, per problemi, ma per un problema economico? Perché lo Stato non ha tagliato definitivamente, e penso che se avesse voluto poteva tagliarlo. Nel corso degli anni si è venuto a conoscenza anche di politici, anche noti, almeno dalle cronache giudiziarie, insomma, di persone anche che potevano sembrare per bene, che i voti li prendevano assolutamente con voto di scambio dai mafiosi. Mi ricordo di un socialista che è stato anche nei governi Craxi, adesso che lì dove era, lì in Sicilia, insomma, aveva un bacino di voti mica da poco, e poi si è scoperto dalle carte, adesso non mi ricordo il nome, ma me lo ricordo perfettamente il viso di questo politico socialista, che ma non era mica solamente i socialisti, c'erano tutti seri problemi con la politica di collegamento. Perché lo Stato non ha debellato la mafia? Proprio per motivi, come dicevamo prima, di interessi di voto, di interessi economici? Quello che diceva giustamente il senatore, la mafia è autoctona, è nata, è cresciuta, è una fase storica della Sicilia. Lo sbarco di Garibaldi fu agevolato dalla mafia. Lo sbarco degli alleati durante l'ultima guerra mondiale fu agevolato dalla mafia, e quindi la mafia è una struttura radicata nel territorio, ma ricordiamo, come l'altra volta abbiamo ricordato, che la mafia sono i bravi di Don Abbondio, dei Promessi Sposi, quindi sono delle organizzazioni in funzione delle baronie, in funzione dei grandi latifondisti, e svolgono un lavoro che è sicuramente poco pulito. Però diciamo che la mafia ha avuto un'evoluzione, soprattutto dopo, con la Repubblica. La mafia è diventata funzionale al sistema. La mafia ha raccolto in maniera più o meno violenta, diciamo, e perché è diventata funzionale in quel periodo? Ma, ricordiamo Portella della Ginestra, quando gli agricoltori si sono riuniti per avere le terre, per una dimostrazione pacifica, furono presi a mitragliate, furono assassinate credo 14 persone. La mafia in quel momento assumeva, come ha sempre assunto, le funzioni di contrasto sul territorio. Faccio un esempio. La mafia, quando si muove Garibaldi, si attiva a vantaggio degli inglesi, perché tutta l'operazione lo sbarco di Garibaldi nelle due Sicilie, nel conquistare il regno delle due Sicilie, è motivata dalle necessità degli inglesi di conservare tutta una serie di situazioni che avevano in Sicilia. E la mafia si attiva nei confronti degli americani che devono sbarcare, e quindi vengono condonati, tirati fuori dalla galera americana, mafiosi, per rendere credibile la possibilità della mafia di poter avere una sorta di condono, una sorta di... E quando avviene, la mafia si mette in funzione, si mette al riparo degli americani, e ha una funzione politica, e avrà una funzione politica durante la Guerra Fredda. Questa funzione politica poi si sviluppa
quindi diventa una protezione del territorio contro un certo tipo di sinistra e diventa poi funzione del territorio nella gestione dei grandi fondi, parliamo di decine, centinaia di migliaia di miliardi che lo Stato italiano, qui la Lega mi deve dare atto, mandava al sud come aiuti del Mezzogiorno, e abbiamo lo sacco di Palermo, dove quantità enormi di denaro vengono drenate dallo Stato per costruire o non costruire o giustificare le spese di una... E qui la mafia ingrassa, ma ingrassa anche i partiti. Poi vorrei sapere, se vado in pubblicità, senatore Poli, perché, la domanda che io le farò diverse volte questa sera, perché lo Stato non riesce o non è riuscito a debellare la mafia, le forze dell'ordine? È funzionario, perché? Funzionario della mafia. Debellare, cioè, sarebbe molto comodo dire... Perché non è riuscito a debellare? Non tutte le guerre si vincono, non tutte le lotte si vincono. Lei deve dire, ma com'è che io ogni mattina quando guardo il televideo vedo che sono stati catturati 10 appartenenti alla mafia di qua, 20 appartenenti alla mafia di là? Vogliamo fare una scommessa? Ogni giorno, se non c'è un giorno in cui sì, la polizia cattura... Allora volevo anche rivolgermi a lei... lei scusi, dice due cose. Primo, che c'è questa nuova realtà che io condivido. Dice che chi la denuncia è la Direzione Nazionale Antimafia, ma dice che su questa non si va investigando. Ma scusi, ma la Direzione Nazionale Antimafia come ha fatto a dire quello che ha detto? Lo dice in funzione proprio delle investigazioni. Quindi non mandiamo dei messaggi come al solito distruttivi. Vi è una lotta continua della magistratura e degli organi dello Stato nei confronti di questi. Perché non è riuscita? Perché evidentemente ancora ha una sua consistenza. Ma io le posso chiedere, quante sono le migliaia di camorristi, mafiosi, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta e adesso, e non, oltre a quelle a quale lei faceva riferimento, cinesi, marocchini e via dicendo, che sono nelle nostre carceri? Lei sa che sono più del 50% questi dei nostri prigionieri. E allora c'è una lotta che è in corso e che non è, si è ancora conclusa. E devo anche dire che un po' è la storia dell'umanità, signori, perché la criminalità è una componente percentuale purtroppo della società umana. No, no, perché lei parla è un'anomalia tipicamente italiana. È un'anomalia tipicamente italiana. Allora, ma che tipicamente Mi lasci parlare? No, mi lasci finire a me. Va bene, ecco. Okay. Allora, non è affatto tipicamente italiana. Ogni Stato ha la sua criminalità, egregio signore. Le dirò che, per esempio, negli Stati Uniti gli incarcerati sono più di 20 volte gli incarcerati italiani. E non è che sia fatto così anche là. Vi è una forma di criminalità. La Francia ha il doppio delle persone in carcere rispetto a noi, si informi, quindi non è tipicamente italiana. La sua caratteristica, la mafia come tale, la camorra, nascono in Italia, ma vi sono anche altre criminalità che nascono anche negli altri paesi. È già il fatto che è nato in Italia, quindi, mangiare la pubblicità. Prego, sì, prego, poi prego, gli do la parola, poi dobbiamo vedere i filmati, perché ho molte cose, poi vengo, ho molte cose da farvi vedere, molto interessanti, e anche da poter discutere. Ritornando, Manzolini, a quel periodo di 20 anni fa, a Palermo, quando succedevano tante belle cose, tante belle, tante brutte cose. Rimanete con noi, a tra poco. Rieccoci, l'editore ha detto questa sera voglio fare, finisco Manzolini, voglio fare una puntata importante, abbiamo anche accorciato lo spazio pubblicitario, ci rimettiamo anche per parlare di questo argomento che ci teniamo moltissimo e con voi interlocutori che sicuramente ne siete all'altezza. Prego Manzolini. Allora, il professor Ermanno Cassen ha toccato un punto essenziale, che poi è stato poi toccato anche da Maurizio Dianese, dove dice ma ce l'abbiamo anche al nord esportata. È diventato un fenomeno culturale. È diventato un fenomeno culturale e di vita legato alla raccomandazione, perché se si cerca un posto si cerca un padrino, ed è diventato un sostituirsi allo Stato in qualcosa che ha un'attività parallela. Ecco, questo è a tutti gli effetti. L'abbiamo vista, c'è un bellissimo libro poi
di Sebastiano Vassalli, il Cigno, che parla del governo Crispi, di una serie di situazioni che si verificano in Sicilia, che è una ricostruzione, se vogliamo, storica di personaggi e di elementi. È vero, con l'Unità d'Italia si è rafforzata questo tipo di organismo, che era congeniale a chi voleva tenere il controllo del Mediterraneo. Quindi uno Stato che parlava francese, che dava ordini in francese, che non era capito da un altro tipo di popolo. Lei mi dica con quale sentimento è stata costruita l'Italia, se non attraverso una serie di compravendite, sia da parte di quelli che erano gli ufficiali borbonici, e l'abbiamo visto così. Perché no, è così, non è una marmellata, è la verità, ed è ora di dirla la verità su questo paese. Mi lasci finire. Poi è anche storia che c'era la mano di Lachi Luciano su quello che è stato lo sbarco degli alleati. Allora, quello, hanno pagato un prezzo quando hanno fatto questa Repubblica, perché poteva essere federale all'epoca, perché gli Stati Uniti, se non altro, erano uno Stato federale, avevano una cultura federale, ma c'è stata una mano meridionalista, perché c'è poco da dire, su come è stato pensato e su come è stato pensato lo sviluppo di questa Repubblica. E fermi tutti. No, lei può dire quello che vuole, questa è una storia che non potrà mai controbattere sul fatto. Ma scusi, lei non gliene importa, è un altro discorso. Quando si è formata l'Italia, perché è un paese che ha sviluppato una cultura mafiosa. Ma cosa c'è? Però parliamo di quelli che lottano. E cosa vuole lottare? Della gente che uccide, poi. Ma rispetti la gente. Io rispetto la gente che è caduto, la gente che è morta, ma non quelli che, servendo lo Stato, hanno. Ma la faccia finita, vada a leggere il Cigno. Ma no, guarda lei e capisca com'è la storia di chi va a portare via i documenti e di chi li nasconde, perché è un paese che ha una serie di cadaveri eccellenti. Sì, certo. Allora chiedo lottavano contro la mafia, non quelli che fanno chiacchiere come lei. Ascolti, però c'era qualcuno che serviva lo Stato a favore della mafia. Sì. Ma andiamo, poi vengo, poi faccio vedere. Ce ne sono tanti a favore della mafia. Senatore, mi interrompa, come lo so, guardi, si è cavallate Mangiolini, senatore, si è cavallate la voce, a casa non capisco nulla, vi chiedo gentilmente. Io ho lasciato parlare il senatore, gradirei che il senatore non si sentisse toccato su delle affermazioni che faccio e che rispondo anche di quello che dico. Io voglio rispondere anch'io. Se rispondi rapidamente Marotta. No, voglio rispondere dopo, faccia pure. Dopo, no, perché c'è un argomento che andiamo ancora. Io vorrei ricordare al signor Manzolini che capisco che è leghista, però non si può fare leghista su tutto. Cioè c'è la storia, non ha un colore politico, la storia sono fatti che allora, sono realmente accaduti. Storia. Io ho parlato della allora, storia. Guardi, io ho parlato chi della sta, storia. Mi scusi, parli della chi storia. Ha governato l'Italia quando l'Italia è stata formata? Il conte Camillo Benso, conte di Cavour, no? Camillo quello era francese, no, guardi. Lasci perdere, era francese. Mi dica, era francese, mi dica. E sono i francesi lei che faranno l'Italia. Maggiori, lasciamo lei terminare sa, Marotta. Lei poi sa che i primi stanziamenti e i primi finanziamenti pubblici dello Stato italiano sono stati tutti dirottati al nord per creare le infrastrutture primarie che mancavano, ma mi lasci finire, però Manzolini ha chiesto la parola, deve lasciarti il poi risponde, le do la parola Manzolini, però lo lasci terminare. Allora, i primi finanziamenti pubblici sono stati dirottati totalmente sulle infrastrutture primarie del nord. Il sud è stato lasciato assolutamente al netto di finanziamenti e per forza si è anche radicata una cultura mafiosa, una cultura del brigantaggio che serviva comunque alla gente povera per continuare a campare. Questo è il problema vero. Dall'inizio c'è stata una mafia del nord rispetto a una non mafia del sud. Possiamo dire quello che vogliamo, ma nascono anche da lì i problemi. Poi la mafia al sud purtroppo è una realtà diffusa, però mi permetta di confermare, mi scusi, senatore Ramponi,
che ha ragione l'amico giornalista danese. Noi problemi in Veneto li abbiamo, perché ogni giorno si leggono articoli di magistrati e di inquirenti che Marotta, facciamo, allora andiamo per capire, allora andiamo a vedere, adesso vi faccio vedere due servizi abbastanza vicini tra di loro. Il primo è il giornalista Attilio Bolzoni, a quell'epoca visita il quadrilatero della morte a Palermo con la fotografa Letizia Battaglia. Sentiamo cosa dicono. Questo è praticamente un quadrilatero dei cadaveri eccellenti dei primi anni Ottanta. Calogero Zucchetto, il poliziotto, poi il consigliere Rocco Chinnici, più avanti a poche centinaia di metri il presidente della regione Mattarella. Questa è via Giuseppe Pipitone Federico, dove hanno ucciso il consigliere Stuccolo. Proprio qua dietro c'era la casa anche di Giovanni Falcone. Non siamo andati in guerra, perlomeno io non sono andata a fare la fotografa di guerra. Io vivevo nella mia città, dovevo fare la cronaca, che poteva essere tutta spazzatura, il football, ma non tutti questa carneficina. Sempre in quel periodo, così completiamo per poi poterci ragionare, un filmato che ci fa vedere Pio La Torre come è stato ucciso, con i colpi anche per Cassarà e il generale della Chiesa. Guardatelo con molta attenzione questo filmato, vediamo. Mi sembra che la manifestazione di oggi si preannuncia la più grande manifestazione popolare che Palermo abbia mai conosciuto nella sua storia. E Palermo capitale della lotta del popolo siciliano contro la trasformazione della Sicilia in avamposto di guerra, contro la mafia, contro la droga, contro la violenza, contro il terrore. Credo che sia stata quella miscela diabolica lì, di interessi locali e interessi transnazionali. Ma la sua vera ossessione non era la mafia. La sua vera ossessione era il riscatto del popolo siciliano. Pio La Torre. Perché hanno ucciso La Torre? Perché hanno capito che egli non era un uomo da limitarsi a discorsi, analisi, denunce di una situazione, ma era un uomo che faceva sul serio. Esiste, quando sono arrivato a Palermo, arrivava là, tutti questi nomi non c'erano. Quando arrivammo noi eravamo arrivati a Mancuso Lane. Cassarà mi telefona a casa di mia madre, mi chiede di non lasciarlo solo, di scrivere tanto. Al processo Chinnici ha inchiodato i cugini Salvo, gli uomini più potenti e più ricchi dell'isola, i finanziatori della DC, gli amici di Salvo Lima. Loro, i Salvo, sono la mafia. Il 6 agosto del 1985 i sicari lo aspettano sotto casa. È l'inferno, 200 colpi di Kalashnikov. La macchina del papà di Cassarà veniva usata per fare i pedinamenti. Aveva una macchina di suo padre che lui usava, io gli mettevo le targhe dei morti, delle macchine dei morti, e lui la utilizzava per fare i pedinamenti. E assieme con Calogero Zucchetto sulla Vespa andavano dietro a Presti Filippo e a Pino Greco Scarpuzzetta, ferocissimi.
Questa era la lotta alla mafia, personalizzata. Accordino, Cassarà, Borsellino, contro Cosa Nostra. Non la polizia, l'istituzione. Erano le persone. I titolisti allora erano bravissimi perché dovevano inventarsi ogni giorno, certo, una cosa. Poi si sono arresi, hanno fatto solo i numeri. Eccolo qua, un morto più una lupara bianca. Padre e figlio uccisi. 97-98, assassinati padre e figlio. La morte ha fatto 100. Non lo ricordavo. Ero convinto che lui fosse tutelato dalla violenza degli attacchi che aveva subito da parte di, non della mafia, ma di rappresentanti delle istituzioni. Vedi cosa dice dalla Chiesa? L'assassinio di mio padre, un delitto politico deciso e commesso a Palermo. I mandanti vanno cercati nella DC siciliana. La mafia è nota a tutti, tranne che ai notabili democristiani dell'isola. Alcuni di questi signori si sono opposti alla concessione di poteri speciali a mio padre. Il sindaco di Palermo, Nello Martellucci, il presidente della regione d'acquisto, Lima, Ciancimino, Nicoletti. Cioè, ha detto esattamente la verità. In Italia si è governato pensando che l'omicidio fosse un'arma possibile, anche la strage fosse un'arma possibile. Oltre che nutrirsene, la politica probabilmente ha partecipato a volte. Io dopo 30 anni non so chi ha ordinato davvero la morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, non so chi ha ordinato davvero la morte di Pio La Torre, non so chi ha ordinato la morte di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone e di tanti altri uomini che ho visto cadere a Palermo. D'altra parte, nel maxi processo i magistrati continuarono a parlare di convergenza di interessi, voleva dire che certi delitti sono stati decisi insieme perché convenivano agli uni e agli altri, ai mafiosi e ai politici. Quella sera c'erano ancora i cadaveri nella macchina, un palermitano senza nome ha appeso un cartello con su scritto: allora, professor Manocasi, nel sentire questo servizio, nel vedere questi servizi, mi sembra di capire che Borsellino, Falcone Dalla Chiesa andavano in uno scooter oppure con la macchina del papà, del suocero, in cerca dei mafiosi ed erano da soli, non c'era, come diceva il giornalista intervistato, non c'era lo Stato che dava una mano, erano da soli. Ha detto così, senatore, ha detto così. Ma scusate, ma mi consente una cosa, ma tutti coloro che agiscono quali agenti più o meno segreti, ma non vanno ad inseguire, come giustamente diceva il nonno, lo zio di quello. Quello era un uomo coraggiosissimo che aveva sposato, senatore, la lotta alla mafia. Scusi, senatore, e naturalmente può, andava, sì, andava mascherato, ma andava con la macchina del padre e con la targa di chi era morto, sì, ma le perché altrimenti le la mafia non si combatte. Mi scusi, senatore, perché prego, se giriamo, però io ascolto le frasi, naturalmente lei sa la storia più di me, però nelle frasi che dicono, e dicono che Falcone, Borsellino e Dalla Chiesa andavano da soli e non avevano lo Stato da supporto. Falcone, Borsellino, lui parlava di Cassarà, lui parlava di e anche di Borsellino, le faccio risentire, senatore. Andavano da soli con la macchina del papà Cassarà, no, e Borsellino con lo scooter. Andava con lo scooter, dopo le faccio risentire. Ascolti. Ma indipendentemente, se lo dicono loro, io non posso mettere. Ma ho capito che lo dicono loro e io non lo smentisco. Volevo farvi capire perché andavano loro da soli. Cioè, posso dirle una cosa: quando io dirigevo i servizi, per conto mio, in borghese, di nascosto, sono andato in certi posti ad incontrare certe persone che mi aveva abbandonato lo Stato. Ci sono dei momenti in cui chi svolge questa attività dall'affermazione lo fa in maniera assolutamente anonima. Sì, come? Però dall'affermazione che hanno fatto, glielo faccio risentire, ha detto andavano da soli perché erano abbandonati allo Stato. L'ha detto. Vabbè, e allora io dico che lui sbaglia. Vabbè, certo. Lei può pensare che questi che avevano, che erano persone di un certo livello anche, Cassarà e gli altri, non è che fossero l'ultimo agente, dovessero andare loro con la Vespa o con la macchina del suocero
Perché non potevano avere una macchina? Quando ho preparato questo servizio, sono rimasto, io ho cercato di spiegarvelo, poi non è che posso continuare all'infinito. Se ci credete, così. Professor Marocasi, quando ho preparato questo filmato sono rimasto sconcertato, contrariamente al mio punto di vista. Che devo dirvi? Ma noi abbiamo scelto alcuni brani per capire il contesto entro cui si muovevano Borsellino, Falcone e tutti gli altri, perché altrimenti non si capisce cosa è successo nell'Italia dell'epoca, ed è importante che queste affermazioni si capiscano nel limite che vengano fatte. È chiaro che Borsellino e Falcone avrebbero potuto avere molto di più, è chiaro che probabilmente hanno scelto strade diverse, ma è chiaro anche che alla fine la mafia li ha fatti fuori tutti e due. E questa è la cosa più incresciosa, cioè, perché se no passiamo, non so, mi sembra di sognare in questo momento, ma posso pensare che in Svizzera due magistrati vengano fatti saltare a distanza di 2 mesi e non riescono a lo Stato non riesce a proteggerli? Scusate, pensare che negli Stati Uniti riescano ad uccidere il Presidente degli Stati Uniti e certo. Gli Stati Uniti non riescano a proteggerlo? Ma come certo, mai? Certo. Ma, e allora vivete nella realtà, abbiate pazienza. Certo che vivo nella realtà, scusami. Certo che vivo nella realtà. Allora, è uscito recentemente proprio su Kennedy un documento, una serie di documenti dove spiegano esattamente perché Kennedy fu fatto fuori e quali erano i motivi economici. Esattamente, no. Una voce dice che. Lo spiegano esattamente. Spiegano, almeno, spiegano esattamente per il valore che delle affermazioni stesse che le cose sono andate in una determinata maniera e che l'inchiesta fatta sulla morte di Kennedy è una grande falsità. Perché e su questo Stato lo non sappiamo proteggeva Kennedy? Perché in quel momento lo Stato americano non aveva nessuna intenzione di proteggere Kennedy e non è stato protetto. Lo Stato chi? Kennedy era il Presidente degli Stati Uniti. La scorta americana... E il capo dell'FBI. Ho capito. Ci sono opinioni diverse. Non parliamo di opinioni. Allora, io mi rifaccio a una serie di documenti e di pubblicazioni che sono disponibili a tutti, non sono cose segrete. Se ci sono affermazioni diverse e contrarie, io sono disposto a prenderle in considerazione e dare la possibilità di avere un contrasto. Ma in questo momento non è possibile pensare che due magistrati vengano segnati dalla mafia e si sentano dei cadaveri che camminano, sì, va bene, ecco, e che vengano fatti fuori con regolarità tutti quelli che si avvicinano non ai mafiosi, attenzione, ma a quelli che vogliono superare il problema della mafia e andare oltre. E questo è il problema. Cioè, chi si ferma ad arrestare i mafiosi... Chi ha ucciso? Chi l'ha ucciso? Altri, non la mafia, no? Certo, chi li ha ucciso? La mafia. Chi li ha uccisi? La mafia. E allora? No. E fra di loro quando si uccidono? Chi li uccide? Come il mandato, il coso? Vabbè, ma insomma, questo voler cercare per forza dei misteri, delle origini, è così chiaro. Abbiamo di fronte una criminalità feroce, terribile, contro la quale vi sono migliaia di servitori dello Stato che combattono e a volte muoiono. Andiamo a Pordenone e poi voglio sentire anche Mirko Schio. Mi dica, Frattasio, c'è qualcuno che ha telefonato? Dunque, scusa, in diretta. Sì, vorrei dire questo. Innanzitutto dobbiamo capire che nel sistema giuridico italiano, che ha preceduto poi il terrorismo politico e l'onnipotenza della mafia, c'è stato un cambiamento dal processo inquisitorio al processo accusatorio. Questo ha reso praticamente i meccanismi di investigativi e processuali assolutamente incapaci ad assorbire queste tensioni. Il primo era il terrorismo politico e poi l'espansione della mafia derivante anche da grandi redditi della droga, eccetera. Chi è responsabile di questo cambiamento? Ecco, chiediamoci innanzitutto questo aspetto.
e se il cambiamento tra il processo inquisitorio e il processo accusatorio era stato preordinato per agevolare l'esplosione dell'Italia del terrorismo politico. Schio. Sì, io non voglio addentrarmi su cose che sicuramente ci sono persone molto più competenti di me. Pensavo una cosa e facevo una riflessione, al di là di individuare le cause del perché. Cosa si fa oggi di concreto effettivamente per poter arginare o comunque contenere questo fenomeno? Ad esempio il discorso della cultura della legalità. Noi come associazione organizziamo dei convegni, a Mestre uno tra tutti, il Memory Day, che vogliamo ricordare, è un qualcosa che proponiamo alle nuove generazioni. Molti di ragazzi, sicuramente i filmati che sono andati in onda questa sera, nemmeno, cioè non esistevano neanche questi ragazzi. La gioventù di oggi, 20 anni fa, quando sono successe le stragi, nemmeno c'erano. Ricordiamo, Mirko Grey era della polizia, sì, ha subito un attentato, gli hanno sparato. Nel 95, ho avuto un conflitto a fuoco con appartenenti a un'organizzazione paramilitare, la Legione Brenno. E dal 99 abbiamo fondato un'associazione dei familiari delle vittime, l'associazione si chiama Fervi, credo. Abbiamo più di 800 famiglie sparse un po' in tutta Italia. Una cosa, ecco, che noi come associazione molte volte, e anche io prima riflettevo, no? Ma essendo, stato uno che ha fatto parte dello Stato in qualità di poliziotto, allora, era isolata, c'era la politica che era contro la polizia, cioè nel ragionamento stiamo facendo... Io di una cosa sono certo, che polizia, vigili del fuoco, carabinieri, sicuramente fanno sempre il loro dovere e anche forse anche di più. Questo è indubbio. Prima mi veniva così da riflettere, e conosco diverse persone che hanno fatto anche le indagini sulle nuove Brigate Rosse, e nei Covid delle nuove BR c'erano i numeri di targa delle moto e delle auto private degli agenti che pedinavano questi. Adesso non voglio entrare nel particolare se lo facessero, perché comunque avevano più problemi nel richiedere auto, finanziamenti, fondi o quant'altro, oppure era una loro iniziativa personale. Forse un... Ma dentro, all'interno del corpo della polizia, tra voi colleghi, vi parlavate quando lei ha subito questo attentato, che gli hanno sparato, beh, siamo da soli, non ci difendono, non abbiamo qualcuno sopra che ci tuteli. Ne avete mai parlato tra di voi? Guardi, o avevate questo dubbio, insomma? Ecco. Guardi, io ero anche molto giovane, quindi non ho nemmeno avuto modo di affrontare questo tipo di problematica con i miei colleghi. Però di una cosa penso di essere sicuro, che comunque da parte della nostra amministrazione, della Polizia di Stato, ma abbiamo sempre comunque avuto un grande aiuto, un grande appoggio. Se poi scelte politiche abbiano inciso o meno su quello che poi fossero state i mezzi, ad esempio oggi c'è stato un incontro tra le organizzazioni sindacali, Polizia di Stato prima, Vigili del Fuoco dopo, con il Ministro dell'Interno, sembra che ci siano stati prospettati 45 milioni di euro di taglio. Quindi da una parte, se queste forze dell'ordine devono fare il loro lavoro, sicuramente da parte della politica un appoggio in questo senso, almeno non toglietegli ulteriori fondi. Le auto della polizia vanno in giro, c'è una polemica che da anni i sindacati inseguono, che manca la benzina, si vuole combattere la mafia, giustamente io sono d'accordo col professore, sicuramente lo Stato in quel contesto ha vinto una partita, ma la mafia si è sicuramente evoluta. Ok, quindi la partita è tutt'oggi aperta, poi non so fino a che punto... Mirko Schio, lei è stato capace come Morrare, è stato lì, infatti, vedevo in carrozzina, le immagini, se ritorniamo... Sono stato in tutti quei posti dove abbiamo visto, ecco, incontrato la vedova. I ragionamenti che sentiva dai colleghi, dalle persone che sono andate dalle associazioni, era lo Stato poteva fare qualcosa in quel senso oppure... Più che cosa poteva fare lo Stato, io ho notato una grande forza, una grande risposta da parte della cittadinanza, una grande voglia comunque di innovazione e di cambiamento, questo sicuramente. E io vedo, forse anche un po' per il mio carattere, vedere sempre le cose, cosa si può fare. Le critiche tutti siamo capaci a farle. Fatti concreti. Una cosa, ad esempio, che noi non accettiamo è il fatto che ci possano essere in Parlamento ex terroristi. Cioè, la politica che risposte dà su questo? Il fatto di non essere riusciti ad approvare una legge per la quale persone condannate non ci possano stare dove si devono, nella massima espressione, ecco, della democrazia, il Parlamento. Queste sono le risposte che vorremmo sentire dalla politica. Cosa si può fare? Ma io sono d'accordo col senatore Ramponi.
distinguere quelli che sono i servitori dello Stato da quello che invece sono i vertici della politica che in un certo periodo si sono mossi in una determinata maniera. Perché se noi andiamo a domandare al singolo carabiniere se non fa il suo dovere o se dentro la caserma ci sia la mafia, non esiste. I carabinieri sono un'arma perfetta, funzionante, funzionale al territorio, funzionale allo Stato, ma chiaramente il singolo carabiniere non può essere coinvolto. Fa il suo mestiere, rischia la vita, si fa sparare, va bene, e sì e no che avrà una buona pensione, una discreta pensione. Diversa è la cosa quando viene dal vertice, è il vertice che a volte non muove le pedine, perché le pedine sono disponibili a fare il loro mestiere. Se io gioco a scacchi e uso il cavallo, so che il cavallo fa un determinato movimento. Se io sbaglio volutamente a fare quel movimento, io perdo, ma può darsi che la perdita di quella partita sia funzionale ai miei interessi. E allora questo è il punto. Il punto fondamentale è vedere dove lo Stato ha perso. Allora, i fratelli Salvo, attenzione, appartengono a una famiglia che gestisce all'epoca, gestisce la raccolta della tasse dell'intera Sicilia. Cioè è un organismo medievale dove dei privati si sostituiscono allo Stato e vanno a raccogliere la tassa, no? Ecco. Con quale discrezionalità possono avere? Ah, totale. Non rendono conto praticamente a nessuno. Non solo, ma organizzano anche la possibilità di tassare a seconda delle proprie necessità, volontà e tutto il resto. E questi diventano i finanziatori del più grande partito italiano. È giusto, perché in Parlamento a quell'epoca viene fuori, si propone una legge dove si vuol togliere questa possibilità a questa grande famiglia storica della Sicilia di poter far denaro in tutte le maniere. E questo naturalmente chiedono protezione, e chiedono protezione a due livelli, uno a livello politico e l'altro a livello mafioso. Tant'è vero che poi è successo quello che è successo, tant'è vero che viene incriminato poi il signor Andreotti, no? Che va in alcune riunioni e si baciano come uso dei mafiosi. Certo. Senatore Lamponi, sul ragionamento che fa poi, no, io volevo che... aspetti che ne faccio una domanda. Leggendo e sentendo che servizio, le ripeto cosa ha detto Nando Dalla Chiesa, l'assassinio di mio padre è un delitto politico, non dice mafioso. I suoi mandanti vanno cercati nella DC siciliana, Lima, Ciancimino, Nicoletti e le persone che gli hanno negato i poteri speciali. Accusa in maniera... sì, questo diciamo, è chiaro. La politica accusa lo Stato. Se lei ha il documento dell'altra volta quando parlammo, questo è il discorso che io le feci. Certo, certo. Quindi non è che mi meravigli. L'ho detto io per primo che mentre su Falcone e Borsellino ritengo che sia stato la mafia, i mandanti la mafia, loro stessi sapevano di essere nel mirino della mafia, non era... Per quanto riguarda Dalla Chiesa, io ricordo, ma allora avevo anche responsabilità minori, non ero a quel livello, ricordo che tra l'altro telefonai anche ad un capitano dei carabinieri, mio amico che era a Palermo, perché ebbi la sensazione che questo, e poi dopo l'ho letto anche, si è sentito anche dire, ho sentito anche dire da persone non che scrivono così per scrivere, che effettivamente lui inviato là, si sentì da una parte poco ascoltato, dall'altra esautorato, dall'altra esposto a grossi rischi. Quindi era un uomo di grande coraggio. Quindi sul Dalla Chiesa non mi permetto di fare affermazioni perché non sono né preparato, né, ho vissuto quello che ha vissuto uno di voi. Lei non sa neanche di che cosa sta parlando, senatore. Lei spara una serie di storielle. Quando dice che Falcone e Borsellino sono stati assassinati dalla mafia, lei non sa che cosa sta dicendo. Bravo, meno male che c'è lei che lo no, sa. No, non glielo dico io, basta che lei legga. Sì, ogni tanto, invece di parlare, legga. Ma vede... Ci sono tonnellate di carta, milioni di pagine. Lei non sa la differenza fra criminalità organizzata e mafia, me la spieghi. No, no, lo sa. No, non la sa, me la spieghi. Ma guardi, io... ho molto fair play, accetto uno scambio e allora le dirò per forza, non sa di cosa e allora sta parlando. Le dirò che sentirmi dire da lei
che non so, che non so quale... Senatore, mi fa rispondere su Aristotele, presuppone che lei sappia la differenza che c'è tra il sillogismo aristotelico e una gallina. Lei non la sa questa differenza. Mi fa rispondere? Allora, sentirmi dire da lei, che nel momento in cui è stato ucciso, sono stati uccisi i due, ero il comandante dei servizi segreti italiani, che debbo andare a leggere, me lo dice lei, che non so chi sia, perché dovrei imparare che cosa è successo e non so di che cosa parlo. I processi, ma le dico, senatore, guardi, o lei è ridicolo o è deficiente. Lega le carte. Come si, ma cosa si sogna? Almeno dica che lei non è d'accordo con quello che dico io. No, lei non sa di cosa sta parlando, è diverso. Però essendo stato... Siccome dice che la mafia non ha nulla a che fare con la politica, vuol dire che non sa nulla. Perché la differenza fra la criminalità... Ma ha detto di Falcone e Borsellino, che sono stati uccisi dalla mafia. Falcone e Borsellino sono stati uccisi dalla mafia. Punto. Punto. Allora vede che non punto. Sa niente. Punto. Poi risponde, guardi, vabbè, lasciamo perdere, con lei non lo lasciamo perdere. La differenza fra la criminalità organizzata e la mafia è esattamente che la mafia ha a che fare con la politica. La criminalità organizzata, no. Se lei non sa questa distinzione fondamentale, ma cosa sta dicendo? La mafia è una componente, ma lei come può la Camorra, a discutere, come l'Andrangheta, come la Sacra Corona Unita, della criminalità organizzata. Mi spieghi la differenza. E come le ho spiegato prima, la parola criminalità organizzata la inventammo proprio noi per dire che, come ho spiegato prima, era un'organizzazione unitaria, quello che aveva capito anche Falcone, che unitariamente cercò di controbatterla. Quindi fare un distinguo fra criminalità organizzata e mafia è una grossa stupidaggine. Vede che lei non sa che cosa sta dicendo. Non lo sa. Non possiamo annoiare la gente litigando noi due. È agghiacciante il fatto che non lo sappia essendo un senatore. Non è scientifico, non è accademico come pensiero, perché se veramente dalla letteratura c'è una definizione di mafia. Basta leggere un libro, non 500. C'è una definizione di mafia che caratterizza, proprio come diceva il giornalista, la distingue dalla criminalità organizzata semplice. Perché ha delle caratteristiche specifiche, altrimenti non lo useremo neanche come termine. Allora, attenzione, vi è la criminalità diffusa e la criminalità organizzata, forse lei fa riferimento a questo. No, io faccio riferimento alla criminalità organizzata. Allora lei che cosa mi vuol dire? Che la mafia non fa parte della criminalità organizzata? Le sto dicendo che la differenza tra criminalità organizzata e mafia è la politica. Ma li ha peculiari come li ha la Camorra, come li ha la mafia cinese, come li ha la criminalità albanese. Che cosa c'entra? Siccome il conduttore chiedeva come mai lo Stato non vince la guerra contro la mafia, questa è la spiegazione. Eccola lì. Non serve dire altro. Questa è la spiegazione. Perché non si vince la lotta contro la mafia? Eccola lì. Ma mi faccia piacere. Non si vince la lotta contro la mafia. Come facciamo a fare delle leggi che questi non sanno neanche di che cosa stanno parlando? La lotta contro la mafia ha avuto un'infinità di successi grazie agli impegni della magistratura italiana e delle forze dell'ordine, e non attraverso le chiacchiere che fa lei e che fanno gli altri, senza neanche sapere niente. Però le mafie, senatore, le mafie, al di là delle lotte sicuramente dello Stato, sono aumentate, perché arrivano... Ma come sono aumentate? Se va giù una meridione, c'è quella napoletana, quella pugliese, quella siciliana, quella calabrese. Ma scusi, ma la Camorra... No, la domanda è con tutti gli arrestati che giustamente ha fatto la polizia, i carabinieri e lo Stato, non è riuscito a debellare questa organizzazione? Ma va bene, prendiamone atto, che cosa vuole che le dica? Ma abbia pazienza. Lei a un certo punto... No, le spiego perché questa domanda, senatore, perché non sono riuscite a debellarle, perché magari potrebbero, uso condizionale, essere partecipi con questa organizzazione. Ma voi lo capite che così facendo... Perché la mafia senza la politica non esisterebbe, lo volete capire o no? Così facendo... Non esisterebbe la mafia senza la politica, non sarebbe mafia. Lasci perdere la domanda, è quella di questo signore. Voi capite che così facendo, voi, che non avete mai fatto un accidente, contro queste gettate del fango, contro chi? Magistratura e operatori.
perché a un certo punto noi cerchiamo la mafia, di chiarire non, lei non che si fa vince la marmellata, bisogna chiarire l'interconnessione sì. tra mafia e politica è indubbia. Questa è la base, perché se no la mafia sarebbe criminalità normale, perché non si chiamerebbe mafia. Ascoltate, la connessione, siccome la mafia è una criminalità, come dicevo prima, come la camorra, cioè sono associazioni criminali, d'accordo, è chiaro che a un certo punto anche nella classe politica ci sono delle persone che non sono persone rette, che non hanno rettitudine e quindi si mettono certamente in collegamento, e questo è stato anche dimostrato. Ma questo è un discorso. Ma quando voi mi venite a dire lo Stato non lotta, non fa, fate una confusione. Cioè io voglio dire, oggi abbiamo avuto degli esempi squallidi di come certi politici rubino, si mettono d'accordo, facciano delle porcherie. Ma questo riguarda... Mi scusi senatore, io non posso essere d'accordo con lei, perché lo Stato più volte in anni diversi ha dimostrato che ha avuto a che fare con strategie del terrore in Italia mica da poco, mi scusi, perché lo Stato si è trovato coinvolto tramite i suoi rappresentanti politici e non, lei lo sa benissimo, insomma i vari processi e le varie stragi che ci sono state in Italia dagli anni 70 in poi, non possiamo derubricarle a fatti di criminalità comune. Un momento. C'è stato un intreccio tra politica, mi scusi, tra politica e criminalità assolutamente continuo. Ma politica, non intendendosi solo il politico, proprio lo Stato, non il singolo politico. La mafia invece, la mafia secondo me, secondo noi, ha una interconnessione stretta con la politica. Perché se non l'avesse, non sarebbe la camorra, mafia, sarebbero quattro criminali messi insieme. Ma la camorra lo stesso. Ma perché mi scusi, e 'Ndrangheta? A me risulta, ha detto bene il signor Schio, ha detto bene, perché non si fa, tanto per cominciare, una legge in cui si vieta di entrare in Parlamento alle persone che sono state o condannate o inquisite o sentenze passate in giudicato. Ma sono perfettamente d'accordo con lei. Il problema è che in questo Parlamento ce ne sono 50, 60, ce ne sono parecchi. E lei, mi scusi. Sono d'accordo. E lei mi deve... Fa parte del partito. Li ha appoggiati 4 anni, mi scusi. Sono d'accordo. Mi lascia finire. No, è lui. Io vorrei ricordare solamente un caso, che è quello di Cosentino, che era un vostro rappresentante regionale. In Parlamento, difeso non solo dal PDL ma anche dalla Lega, perché la Lega ha difeso e ha votato per la liberazione, per mantenere non in arresto il parlamentare Cosentino. Ma se noi continuiamo a eleggere queste persone all'interno dell'amministrazione pubblica, dello Stato, è logico che la mafia e le mafie continueranno a imperversare per il nostro Stato. Certo. E non ci sarà polizia che tenga. Certo. Perché diciamo anche un'altra cosa. Diciamo che la politica si è anche beata di risultati che ha avuto la polizia e che hanno avuto i carabinieri e tutte le forze dello Stato. Perché è un dato di fatto che, ad esempio, il signor Roberto Maroni, ministro dell'Interno, a me risulta, per carità, io sono non è che lancio il sasso, io ascolto anche le persone dei corpi, di polizia in particolare, che mi dicevano che ogni volta che Maroni veniva a fare un giro gli gridavano di tutti i colori. Perché? Perché da un lato si appropriavano a livello statale, a livello di politica, dei risultati che facevano i poliziotti, i carabinieri, eccetera, contro le mafie, contro i criminali, però alla fine chi è che ha azzoppato la macchina, le macchine delle polizie? Perché stavano ferme le macchine della polizia? 90 secondi di Perché c'erano 4 miliardi di euro che avete tagliato come governo alle forze di polizia. Mi dispiace, ma non si può ragionare anche di questo. 90 secondi, non di più, di pubblicità. Rimanete lì, rimanete assolutamente dietro. Le
Manzolini, andate a vedere che voti faccio io, senatore. Quello dovete vedere. Ecco, che voti, no, allora, era un po' il discorso che volevo prima riprendere con il consigliere Gennaro Marotta quando parlava che i finanziamenti sono stati fatti al nord. Non è proprio così. Quei finanziamenti lì sono stati per pagare le prime guerre che hanno fatto i Savoia. E ti ricordo che l'emigrazione del Veneto, proprio la grande emigrazione che viene prima dalla Sicilia, viene prima dalla Campania, nasce proprio con queste cose. Se poi tu mi dici che i Savoia hanno massacrato il sud, ma massacrato di brutto, questo è un altro tipo di realtà. E lo hanno massacrato con una logica che non era italiana perché era ancora francese, non si parlava italiano, le regole che si davano erano regole francesi, quindi il concetto di unità non è mai stato espresso, non è mai stato nella mente di quel monarca e di chi ha voluto questo tipo di operazione, perché se veramente si fosse voluta c'erano delle identità peculiari ed economiche che vivevano bene. Perché il regno delle due Sicilie era il primo ad avere l'innovazione, perché la prima ferrovia era la Napoli-Portici, il nord se la sognava, 1821. Una flotta mercantile favolosa, un'economia che tirava, dava fastidio. Ecco, questa è la storia che dobbiamo raccontare e che e ci deve far pensare, perché se vogliamo costruire questo paese dobbiamo cominciare proprio dai campanili, cominciare da quelle che erano un attimo delle realtà storiche vere. Prima se volevo sentire, professor Casi, da Pordenone, dal nostro ospite, se mi fa rapidamente il profilo del terrorista, visto che lui ha scritto questo libro, come deve essere un terrorista bravo? Senta, dunque innanzitutto deve pensare una cosa, che il terrorista è certamente un soggetto che ha dei problemi di carattere psichico, per cui cerca di risolvere queste sue tensioni attraverso l'atto terroristico. Che cos'è il terrore? È provocare il panico nei confronti degli altri. Chi si sente soggetto ad un'aggressione riceve un impulso emotivo che è definito terrore. Noi sappiamo che quando un soggetto si trova sotto un'altissima pressione subisce quello che si chiama l'effetto Stoccolma, cioè il soggetto ama il suo carnefice, la vittima ama il suo carnefice. Quando un paese è soggetto a del terrorismo di vario tipo, che può essere indiscriminato o discriminato, subisce, secondo me, un effetto Stoccolma secondario. Allora, conoscere quali sono le cause psichiche del terrorista ci aiuta a capire qual è questo fenomeno che incide sulle masse colpite dal terrore. Beh, qualcuno però, presumo, Frattasio, che lo faccia come ideale, lei è stato della commissione, è stato all'audizione sul caso Moro per trovare i colpevoli e per farlo, presumo che lì non era una questione psichica, era proprio una lotta politica, era una lotta del potere, era una lotta, anzi scusi, contro il potere, insomma, mi sembra un po' diversa come situazione, almeno mi sembra di... Bravissimo. Professore Mano Casi, invece ritornando al ragionamento che faceva Manzolini sul discorso delle varie lotte alla mafia e assieme alla politica. Sì, no, volevo fare una precisione. L'emigrazione italiana non comincia dal Veneto, l'emigrazione italiana comincia dal sud e addirittura i Savoia e Cavour per primo ha un progetto come deportare i terroni dal sud. E quindi si rivolge all'Uruguay, al Paraguay, per avere in concessione un terreno che si chiama Pantanal per mandare i terroni da quella parte, ma siccome il costo è troppo elevato, e quindi si rivolgono verso la Malesia.
e tentano di deportare i Terroni verso la Marese. Poi c'è sempre uno che capisce meglio le cose e quindi dice: perché dobbiamo spendere? Li facciamo emigrare così e mettiamo la tassa sull'immigrazione e quindi lo Stato può prendere anche denaro dall'immigrazione del Sud. Attenzione, quando Garibaldi arriva a Palermo, nel Banco di Sicilia trova attualizzato, gli storici attualizzano il valore del denaro in moneta sonante, non carta come adesso, moneta sonante pari a 5.000 miliardi riferiti al 1995. Quindi solo il Banco di Sicilia, in Banco di Napoli, ne trova 10 volte tanto. E questo li trova il signor Vittorio Emanuele II, che depreda, perché la Napoli faceva agio su Parigi, la ricchezza di Napoli. Poi chiaramente non era la ricchezza diffusa che c'è oggi, ma certamente era meritevole, perché avevano un buon esercito, aveva una buona marina e aveva una buona marina mercantile. Uno dei problemi era, come diceva qualcuno prima, la defezione degli ufficiali e in particolare un certo Ferdinando Acto, che era il comandante di vascello che riceve all'ordine di fermare i garibaldini allo sbarco di Marsala. E avviene una cosa stranissima, che il signor Acto, siccome c'è un'altra nave ammiraglia dell'inglese, non spara contro i garibaldini, va a trattare con gli inglesi quando e come fare l'attacco nei confronti dei garibaldini. Naturalmente nel frattempo i garibaldini sono sbarcati. Attenzione, i garibaldini non erano armati, avevano 21 fucili. Come hanno fatto? E questo è uno dei gialli storici, in parte anche spiegati. Prego. L'esercito borbonico si racconta, no? Che comprarono gli ufficiali. I garibaldini non c'entrano i garibaldini. No, no, c'è scritto c'entra l'interesse della massoneria di Liverpool sull'economia siciliana. Allora, qualche anno prima era successo che c'era stato un blocco navale da parte della flotta militare, della flotta inglese nei confronti dei porti del Regno delle Due Sicilie. Perché? Perché gli inglesi, Ferdinando II, voleva dare una concessione ulteriore ai francesi su quello che erano le risorse dello zolfo, no? Che erano dei materiali allora più in voga e più importanti economicamente. Ci fu il blocco navale, Ferdinando II ritirò la concessione. E quindi gli inglesi però restarono estremamente diffidenti nei confronti della. E questa guerra è una guerra santificata dagli inglesi contro, peraltro, gli interessi francesi. Perché nell'accordo di Plombier di Cavour e di Napoleone III, la destinazione del Regno delle Due Sicilie doveva venire in favore del nipote di Napoleone III, e invece gli inglesi La mafia nasce da lì, professore? No, la mafia c'era già. La mafia è una realtà autoctona, è una realtà che esiste ed è il braccio armato dei grandi latifondisti, dei baroni, dei conti, eccetera. Solo che eccetera. Si organizza dopo. Non c'è uno stato di diritto in Sicilia e nel Meridione, perché è una deriva medievale. Questa mafia però, e questo è quello che dobbiamo vedere anche in questi filmati, ha un'evoluzione. Quindi da meri, così, guardiani del padrone, no? Quindi i bravi del Manzoni, diventano autonomi. E più cresce, soprattutto all'inizio della Repubblica, dove c'è più libertà, diventano funzionali al nuovo potere politico. E allora andiamo proprio in virtù, Manzolini, fermo lì. Andiamo in virtù, andiamo proprio nel ragionamento, fermo di Manzolini, se no non riesco. Le do la parola. L'intervista a Paolo Procacciati, che era direttore medicina legale di Palermo, cosa dice, poi vedremo ovviamente anche tutti i rapporti di guerra di quel periodo. Vediamo questi servizi. La mafia era dappertutto.
Io ricordo quando venne minacciato di morte, vedevo la gente attorno a me che mi faceva pressioni, mi chiedeva l'ora, io capivo, io sapevo, dico, ma quando spareranno? Cioè, lo stato d'animo mio era questo. Era dappertutto, cioè tu non eri sicuro neppure quando ti accompagnavi con qualcuno che avevi appena conosciuto, dicevi ma chi lo sa. E lì capì che in fondo il mondo, quel mondo mio, era diventato solo quello. Eri dentro un recinto, Paolo. Era un pool di amici, facevamo nottate, poi la sera si veniva a prendere la pizza qui di fronte, mangiavamo in ufficio le pizze. Ed era, si facevano veramente dei sacrifici, però era veramente, era bello. Che tu lavoravi perché sentivi, nessuno ti diceva grazie, però tu sentivi che stavi facendo il proprio dovere ed eravamo tutti, tutta una cosa. Era una specie di forte Apache, no? Tutti rinchiusi lì e quindi il mondo all'esterno che cerca di farti fuori, insomma. Io ricordo la voce di Renato Gentile alla centrale operativa che disse si tratta del dottor Giuliano. Mi meravigliavo che ci fosse in un giornale comunista come era il giornale allora ci fossero dei giornalisti amici degli sbirri. Detto. Poi nel giro di poche settimane ho capito perché eravate amici di un poliziotto che era un grande uomo, una gran persona per bene, perché eravate come loro e loro e lui era come voi. Eravamo sulla stessa barricata. Eravate sulla stessa barricata. Un mafioso mi ha detto, dice, con lei non si può discutere perché lei non è un cronista, lei è parte lesa. E io ho detto, ha perfettamente ragione, guardi. Per me, voi che avete ammazzato Giuliano, Falcone, Borsellino, avete ammazzato dei parenti nostri, perché per noi quelli non erano le fonti, erano sangue e carne. Quello di Falcone è stato in assoluto, lo dico sapendo che cosa ho visto, la storia più terribile di tutte, proprio perché è durata tanto, perché le umiliazioni sono state tantissime, disseminate nel tempo, anche a lui sono arrivate dall'interno della magistratura, sono arrivate dalla politica, purtroppo gli sono arrivate anche dal movimento antimafia, le umiliazioni, le amarezze. Mi ricordo l'espressione che usò una volta che lo chiamai, ogni tanto ci sentivamo. Dopo la Dauro gli chiesi come stai e mi rispose mi stanno seviziando, il verbo seviziare. Roma l'aveva mandato allo sbaraglio, si era sentito in trappola e si era confessato con Giorgio Bocca. La mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana, si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. È diventato troppo pericoloso, ma si può ucciderlo. Perché è isolato. Dianese, mi hanno seviziato. Anche questo nel preparare questo servizio sono rimasto davvero allibito dall'affermazione che ha fatto Falcone. Beh, è la verità. Ci sono miriadi di interviste di Falcone e Borsellino che spiegano nel dettaglio esattamente questo. L'ultima intervista di Borsellino a due colleghi francesi è significativa, anche quando apre una strada che poi lui sa già che non porterà a nulla, cioè dà delle indicazioni precise, per esempio su Silvio Berlusconi, che poi non quaglieranno, cioè non arriveranno mai a un processo e una sentenza, però dice chiaramente che la mafia è arrivata a un livello tale che far fuori uno come Falcone, che in quel momento è il più noto, il più importante, il magistrato simbolo, diventa relativamente semplice. E dopo 55 giorni fanno fuori Borsellino. Nessuna organizzazione al mondo è in grado di mettere in piedi due attentati di questa portata in 55 giorni. Ecco perché le carte di Caltanissetta adesso sono importanti, perché dimostrano proprio che sono stati due attentati fatti al 50%, cioè la mano che mette la bomba è sicuramente mafiosa, ma chi ordina l'eliminazione di Falcone o Borsellino non va cercato all'interno della mafia, non è un contadino col numero 36 di scarpe che si chiama Totorina, che non è in grado di mettere insieme un verbo col complemento oggetto, in grado di fare una cosa del genere. La mafia ci mette la ferocia,
Questo non c'è dubbio, solo la mafia è in grado di fare una cosa del genere. Bisogna essere feroci, determinati, non pensare ad altro che a quello. Però chi ci guadagna non è la mafia, perché Totorina viene arrestato e sappiamo che nell'arresto di Totorina c'entra Bernardo Provenzano, cioè il suo braccio destro che lo sostituisce subito dopo. E sappiamo che tutto questo avviene con la compromissione di apparati dello Stato. Allora, I carteggi di che? Di Rina. Come? I documenti, Rina. Sì. Beh, insomma, anche qui non dobbiamo inventarci niente, è stato scritto mille volte. La storia al papello, insomma, il figlio di Ciancimino l'ha addirittura esibito, l'ha tirato fuori, ce l'aveva nascosto. Quindi la trattativa fra Stato e mafia c'è. Ma quel che voglio chiarire è che stiamo discutendo, facendo una marmellata e alla fine temo una confusione di epoche differenti di mafia. Stiamo parlando delle guerre puniche e stiamo parlando della guerra nucleare. Bisogna distinguere queste parti. Allora, 20 anni fa la mafia era quello che abbiamo visto nei filmati. 20 anni dopo la mafia si è delocalizzata, scrive la Direzione Nazionale Antimafia nel suo documento. Vuol dire che si è trasferita al nord e non ha metodi che sono quelli che conosciamo, cioè quelli della strage, ha metodi di insinuazione, di infiltrazione nella società che sono i più pericolosi. Noi non siamo abituati ad avere a che fare con persone che un po' alla volta ci intortano. Quando sono stato giù a Reggio Calabria a parlare con il sostituto procuratore Nicola Gratteri, che si occupa esclusivamente di 'ndrangheta, la mia domanda è stata: ma perché noi non abbiamo la 'ndrangheta nel Veneto? E soprattutto mi fa capire come ragionano gli 'ndranghetisti, perché per noi è incomprensibile. Noi abbiamo capito bene la mala del Brenta perché era uno di noi. Il Veneto ragiona in un certo modo, delinque in un certo modo. Un poliziotto come Schio si intende immediatamente, non nel senso che sia colluso, ma capisce la mentalità, sa come ragionano, sa come trasportano la droga, come fanno le rapine, come si organizzano. E sto parlando dell'unica banda del nord Italia condannata per associazione a delinque di stampo mafioso, non sto parlando di una bandina qualsiasi, sto parlando di una banda che grazie alla polizia è stata smantellata, non quindi, c'entra niente il pentimento di Felice Maniero ha confermato per filo e per segno quello che loro avevano trovato, perché la polizia li ha portati a processo. Felice Maniero è stato condannato a 33 anni di galera, ma quella era una malavita che nasce da noi, cioè che capivamo come giusto funziona. Maniero a un certo punto dice: riesce a scappare. Noi non abbiamo mai fatto un'estorsione, sa perché? Perché non andavo dentro nel negozio e gli chiedevo il pizzo e subito dopo chiamavo i carabinieri. Adesso quel che sta succedendo è che la mafia di importazione, quella che viene dalla Sicilia ma soprattutto dalla Campania, è aiutata dalla politica, si allea con la politica, importa il meccanismo che ha funzionato lì. Ecco perché non li fermiamo più. Perché non è che vengono qui a sparare, vengono qui a costruire case, grattacieli, a prendere le concessioni in spiaggia e capiscono che in un comune di 10.000 abitanti, quando riesci a controllare 500 voti, fai un consigliere comunale, anzi fai un assessore, esatto, anzi forse fai il sindaco. Questo è il meccanismo. Sono ere geologiche diverse della nascita della mafia, non bisogna dell'evoluzione della mafia, non bisogna distinguerle. 20 anni fa Falcone e Borsellino hanno scarnificato la mafia, hanno spiegato esattamente come funziona. Adesso bisogna ripartire da capo, la mafia non è più lì. La mafia è qui. È qui. Vabbè, noi andiamo in pubblicità, come sempre, poi al rientro vi farò vedere gli altri filmati. Frattasio, sei rapido, perché la pubblicità cosa voleva dire? Che voleva intervenire? Sì, voleva dire, ha perfettamente ragione il giornalista. Ho definito come cricca ciò che sta avvenendo qui nel nord-est. In realtà si tratta di una manifestazione di tipo politico, che ha lo scopo di riciclaggio del denaro frutto di che cosa? Delle operazioni immobiliari che trasformano denaro in nero
in patrimoni legalizzati. Questo tipo di cricca poi si fa infiltrare dalla mafia. Certo, allora andiamo in pubblicità, rientro, ho promesso passeremo un paio di telefonate che vogliono assolutamente intervenire nel ragionamento della mafia, vi faremo vedere degli altri contributi. Io credo, giornalista. Io credo, Dianese, che a dire tutto non è una marmellata, perché abbiamo cercato di raccontare e racconteremo ancora nei filmati quel periodo per poi arrivare a quello attuale e ovviamente cercavamo di fare un passaggio logico. Invece voi stessi avete iniziato nel parlare di quello attuale invece di parlare di quello. Un po' di marmellata l'abbiamo fatta un po' tutti. A tra poco, rimanete con noi. Rieccoci in diretta, la mafia ha vinto il tema della serata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Voi parlate con Antonio da Verona. Prego, signor Antonio. Io desidero, per favore, rivolgermi al cittadino Ramponi, non lo chiamerò generale, perché il grado non lo merita. Cittadino Ramponi, se lei è la persona pulita, onesta, chiara, perché il cittadino italiano deve ancora sentirsi dire che le stragi hanno ancora il segreto di Stato? Allora significa che lo Stato ha qualche cosa di sporco da nascondere e siccome lei è uomo di Stato, lei ha qualche cosa da nascondere. Ebbene, un cittadino come me che non conta niente e che non vale niente, le dice perché un cittadino come me non deve avere la possibilità di non sentire più questo brutto termine segreto di Stato? Che cosa dovete nascondere? Che cosa avete di sporco sulla coscienza? Che cosa avete di malafede nella vostra vita? Toglietevi questo peso della coscienza, levatevelo, lavatevi la coscienza e i cittadini vi crederanno di più. Grazie della telefonata, senatore, d'obbligo la risposta. Ma quale sarebbe il segreto di Stato? Non me lo chieda a me, l'ha fatto la telefonata. No, al signore dico, quale sarebbe tuttora la strage coperta dal segreto di Stato? Io non ne conosco nessuna. C'è qualcuno qui che ne conosce qualcuno? Se vuole le faccio un elenco. Facciamo per mezz'oretta. Attenzione, segreto di Stato, Segreto di Stato, mi faccia l'elenco. Ma guardi, le faccio un esempio che c'entra con la mafia. Sì. C'è un pentito molto importante che ha, se non vado errato, 150 telefonate con l'allora capo della polizia. Queste telefonate sono state segretate, no. Ma che, no, questo non è il segreto di Stato, scusi, questa è la magistratura. Vabbè, ho capito, ma... No, si ha capito, allora io dico... Lui il signore mi ha detto perché continuate, ammesso che poi fossi io il responsabile, dice perché continuate a tenere il segreto di Stato sulle stragi, è questo che ha detto? No. Allora io dico, non mi risulta che nessuna delle stragi sia l'investigazione bloccata dal segreto di Stato, il segreto di Stato è quello che appone il Presidente del Consiglio su determinate inchieste fatte dalla magistratura. Ma non abbiamo documenti neanche sulla strage di Piazza Fontana, c'è il segreto di Stato dal 1969. Ma no, ma non è vero, su Piazza Fontana c'è il segreto di Stato. Ma certo, ci sono di documenti dei servizi segreti che non è possibile consultare. Ma non è vero. Su Ustica, ma non è vero. Se parliamo di strage. Ecco, per esempio, Ustica c'è il segreto di Stato. Ma scusi, ma è stata rivelata la verità da quello che ne è venuto fuori, ma allora non ci capiamo. Chiedo scusa, il cittadino diceva perché viene mantenuto il segreto di Stato sugli sviluppi, le notizie relative alle stragi. Ha detto questo? Sì. Allora rimaniamo su questo, non andiamo a finire. Allora, se rimaniamo su questo, io chiedo il segreto di Stato, apposto il segreto di Stato, non mi risulta che sia sulle stragi che tutti conosciamo, né la commissione stragi ha rilevato dei segreti di Stato sulla commissione stragi, allora quando c'era.
Se poi voi mi dite che a un certo punto vi è la segretazione, come dice lei, no, su determinati avvenimenti, e questa è posta dalla magistratura, allora non venga, non tutti, venga nemmeno da me. Ma ci saranno dei motivi di opportunità, telefonata, ma non mi pare poi voglio, che poi in questo paese lo Stato cerchi di bloccare le indagini. Telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Da provincia di Udine. Lei si chiama? Giovanni. Prego, signor Giovanni. Volevo dire, no? Siccome sento lì il generale che parla sempre di politica, non poteva, con la sua pensione, non poteva stare a casa senza rompere le scatole ai politici. Perché... No, ai cittadini forse. Si abbassa il televisore, signor Giovanni, così la sentiamo meglio. Noi abbiamo più generali in Italia che no in tutta Europa. È una vergogna. Vabbè, questo non c'entra niente sul ragionamento. Grazie comunque, Giovanni, però non c'entra nulla. Prendo le difese del senatore Apponi. Mangiolini, abbiamo dato telefonato al senatore Mangiolini. Poi, dato che ci siamo, Mangiolini, io voglio far vedere questa cartina che è di una banalità nel vederla, no? E dico, chi è che ha fatto, non lo so, vi dico la verità, ma l'ho visto, chi ha fatto questa cartina qui? L'ha fatto qualche giornalista, qualche... No, l'Andrangheta? La domanda, aspetta un attimo, chi l'ha fatta? È un artista, perché è, sicuramente non l'ha fatto lo Stato, l'avrà fatto un giornalista o un'agenzia che riesce a fare queste cose qui. E ha descritto in maniera... è davvero precisa la mafia al nord. Mi scusi però. Io dicevo l'Andrangheta, perché se guarda bene è proprio un disegno a tavolino dell'Andrangheta, occupazione del nord. Marotta, la mia domanda è un po' diversa, io dico, ma se lo fa una persona, se lo fa il ghianese di turno questa cartina, lo Stato non può abbatterla? Lasciamo per cortesia quella cartina, grazie. No, lo Stato non può abbatterla. Mi sembra talmente, allora mi viene da pensare che lo fa, questi gruppi sono assieme alla politica, ed avete ragione. Il ragionamento lo fa una grinza, perché se la politica vuole. Diciamo, Mazzolini, poi vengo da Lenzi. Questa è l'evoluzione di un'invasione che è cominciata Molti anni fa. Cioè, partiamo da Milano. Milano è il centro nevralgico dell'economia del nord. Bisogna occupare la finanza milanese. E allora ci sono i vari Sindona, i Calvi. Beh, lì è già un problema più importante. Viene Sindona? Che collegamenti ha Sindona e con quale realtà ha? E non teniamo presente che la finanza a Milano. Coinvolgiamo anche la Chiesa. La finanza a Milano parla siciliano. Ha ragione Dietrich, che non facciamo marmellata. No, non è una marmellata. No, lì coinvolgiamo anche la Chiesa. Le cose giustamente non vanno come marmellata, vanno per gradi. Partono da una realtà e ne arrivano un'altra. La mafia si è sempre occupata di finanza, quella che conta. Poi i manovali sono altre cose. Quindi, avendo la finanza in mano, vanno dove cresce il mattone. E poi, volendo di esempi su questo... Ma adesso che c'è crisi nel mattone, Mangiolini, c'è crisi, non è solo il mattone, presumo io. Guardi, sono appalti pubblici e sono costruzioni, non glielo ho dette io queste cose. Allora, gli interessi sono in questo tipo di realtà, però evidentemente occupo la finanza. C'è il libro bellissimo di Roberto Saviano, Gomorra, quando lui dice che scopre che vanno in Scozia, addirittura sono presenti ad Aberdeen, sono presenti a Liverpool, hanno occupato una parte della Scozia. Quindi è un'economia che esporta. Hanno legami più allargati di quello che possiamo pensare, e non è solo edilizia, può essere franchising. Su Gomorra allora uno può dire, nel libro può dire anche, che i cinesi hanno dei rapporti con la politica a Napoli. Sono verità quelle di Gomorra. No, certo, ma dico... Nessuno ha mai potuto smentirle e non la smentirà, perché non è della mia linea politica, Saviano, ma quel libro è un testo che i servizi segreti dovrebbero considerare come elemento di studio. Certo. Sentiamo la telefonata, l'ultima, Elisabetta, perché altrimenti perdiamo il filo del ragionamento. Sentiamo che abbiamo linea. Pronto?
Buonasera, buonasera a tutti, Luigi da Padova. Prego, signor Luigi. Allora, Falcone ha voluto il 41 bis e soprattutto chiedeva alla politica di colpire la mafia nei suoi interessi, nel denaro. E se la colpisci nel denaro, dai que, dai duman, il denaro finisce poi anche. Noi abbiamo dovuto aspettare per avere una legge per la requisizione dei beni, non il sequestro, requisizione dei beni. 2 anni e mezzo fa è venuta fuori questa legge. E se lo Stato è in guerra con la mafia, perché lo Stato deve usare le armi della democrazia con una forza che è in guerra contro di lui? Perché? Qual è il motivo? Vuol dire che, come diceva il giornalista, che una parte dello Stato, lui dice lo Stato, no, non è lo Stato tutto. Io non voglio credere che tutto lo Stato italiano sia inquinato. C'è una parte dello Stato però che poliziotti, carabinieri, magistrati, politici, eccetera, che sono servitori non dello Stato, ma della mafia stessa. Le lotte fatte da Magistratura Democratica a Falcone definendolo traditore, e una parola fatta da me che non ho studiato, che do del traditore a una persona, non ha il peso che ha questa parola detta da un magistrato nei confronti di un altro magistrato, è un macigno immenso. Certo. Ora, questa parola vuol dire fare il gioco della mafia. È semplice, guardate, è un'equazione semplicissima. Certo, certo. E purtroppo in tutti questi anni è stata fatta una lotta con i fiori. Certo. Nei confronti della mafia. Matteo Renzi, grazie al telefonato, può anche rispondere al nostro telespettatore nel ragionamento che lei voleva intervenire. Sì, la mappa che è stata mostrata prima era della provincia di Milano e sì. Non questa della città di Milano, mi premeva. Questa è la città, quella di prima era la provincia, città, non era il nord Italia. C'è una precisazione semplicemente per riprendere anche quello che diceva prima Dianese. Cioè si vede proprio da questa cartina la strategia che descriveva lui prima, cioè come in realtà le mafie non puntano al centro, ma puntano alla periferia. Lo stesso lo trovate sull'ultimo numero di Narcomafie, che è uno speciale sul Veneto, lo vedete anche c'è una cartina affine a questa, quindi con i gruppi mafiosi, che siano cosche, che siano famiglie, a seconda dei casi, con le inchieste che sono già state portate avanti, insomma, a livello regionale Veneto, nei diversi luoghi. Siamo tornati più volte su uno stesso punto, come mai la mafia o le mafie non sono state sconfitte, come mai ci sono decine di arresti ogni giorno, però poi il giorno dopo ci sono degli altri, cosa succede? Si riproducono, no? È chiaro, non possiamo pensare che sia solo l'operato delle istituzioni in sé a sconfiggere le mafie, perché le mafie hanno come estrema razio quella della violenza, come obiettivo quello di ottenere un potere politico ed economico, quello che stanno facendo adesso, anche in Veneto, investendo, riciclando capitali. Quindi anche qui, al di là della presenza fisica di persone legate alle mafie anche nel nostro territorio, quello che ci dovrebbe preoccupare in sé è la presenza di capitali mafiosi, perché già quelli minano l'economia locale. Per intervenire su questo occorre riconoscere che la mafia non è solo criminalità in sé, non è solo azione di persone, ma è una cultura diversa, una cultura non democratica. Cioè, proprio quando non siamo in grado di riconoscere la nostra identità... È già brutto chiamarla cultura, È un'anticultura, sì. Quando non siamo in grado di riconoscere la nostra comune radice di popolo italiano, è ovvio che siamo facile preda di altre organizzazioni che di democratico hanno poco. Cioè, le mafie alla fine sono una forma di dittatura che però
siamo però arrivati, riguarda, eccola siamo qui. Arrivati nel Veneto, eccola qua. Un po' alla volta vi facciamo vedere tutta l'Italia, però, che però riguarda una forma di dittatura che riguarda proprio una parte, no? Ecco, ma che abbiamo fatto vedere da Milano, perché poi si espande e arriva nel Veneto. Qui guardate nel Veneto quanti clan ci sono nelle varie città. Qui a diversità molto probabilmente di Milano colpiscono anche proprio le città, a Padova, a Verona, partono, guardate quante criminalità, dalla criminalità campana, all'Andrangheta che c'è, a Clan Moggia, a Clan Audani, c'è una cosa indescrivibile, io credo che davvero... Cioè, è una cosa, non lo so come definirla, aiutatevi. Sì, perché... Però scusate, volevo solo concludere, un secondo, sì, scusate. È chiotta però, Sì, ma no, era solo sul Veneto. Cioè, la battaglia, per poter dire e poi rispondere... Poi andremo su quella attuale. Prego. Per poter poi rispondere no alla domanda della trasmissione, cioè la mafia l'ha vinto o no? Cioè, per poter rispondere no, la mafia non ha vinto, dovremo impegnarci tutti quanti nella lotta contro le mafie. Quindi ci sarà chi deve svolgere un ruolo istituzionale di controllo, di repressione, ma anche chi nel quotidiano, oltre che nell'azione organizzata, deve capire che dobbiamo rifiutare quelli anche che prima Manzolini diceva. C'è tutto un aspetto che riguarda le raccomandazioni. La cultura? È una forma di cultura. Finché noi ci adattiamo a questo, è chiaro che non possiamo poi lamentarci. Certamente, ma... Cioè, nel capire, ma cioè, scusami, che lo Stato è un po' partecipe, se guardate questo servizio, ovviamente sempre inerente a Falcone e Borsellino, a un certo punto, a diversità poi lo discuteremo con... il senatore Ramponi, che ha detto che non è vero, invece sono andati all'Asinara entrambi, sia Borsellino sia Falcone sono andati all'Asinara, e nell'andare all'Asinara si sono dovuti pagare, lei ha detto che non erano andati la settimana scorsa, sono anche dovuti pagare, seppur poco, le spese di vitto e alloggio. Guardate questo servizio, è incredibile anche questo. Poi ne parliamo. Sì. Dottor Borsellino, vorrei iniziare questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara, per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda? Ma si trattò di un periodo che, al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbia avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo. Senta, si è fatto un gran parlare di un particolare, forse minore, però ugualmente significativo. È vero che doveste pagare il conto di questo giorno alla Sinara, il conto allo Stato? Sì, abbiamo pagato le spese di soggiorno nella foresteria di uno degli stabilimenti carcerari della Sinara, che sono 5 in tutto, perché è un'isola molto grande. Anche le spese di vitto per noi e per le nostre famiglie. Sinceramente non fu una somma eccessiva. Ma lo trovò giusto? No, non lo trovai giusto. Infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore. E torniamo a Falcone. Qual è il ricordo più importante che lei ha di lui? Ma guardi, io ricordo soprattutto la sera e la notte in cui abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era giunta notizia che un settimanale italiano il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta. Capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propalazione di questa notizia. E quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire.
Ricordo che qualcuno dei colleghi del Pulli cedette addirittura, nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, in momenti in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura, che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. E in quel momento lo ricordo con enorme piacere, perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone. Professor Marocchese, prima però il senatore Ramponi sono andati alla Sinara e sia... Sì, non c'è dubbio. Però lei la settimana scorsa ha detto... E non c'è dubbio, l'altra volta ho detto che non mi risultava, però voglio dire una cosa. Loro sono andati alla Sinara, come lui ha detto, non perché dovessero andare alla Sinara per la sicurezza. Loro sono andati alla Sinara perché dovevano stendere, come lui ha detto, scelsero questo posto che era la foresteria del carcere, perché era un po', come lui ha detto, aperto, arieggiato, per cominciare. Lo risentiamo. È che per sicurezza, senatore, non possiamo mica farlo capire alla gente le cose vere. Ma abbia pazienza, sono stati 20 giorni. Ve lo faccio rivedere, sono stati 20 giorni. Ma la cosa che mi dà fastidio è che sono pagati il mangiare. Mi dà fastidio. Ma perché era una scelta? Sono andati in foresteria. Allora le dirò. Il procuratore della Repubblica di Palermo, Caselli, per esempio, dormiva in un alloggio della caserma della Guardia di Finanza. Senatore, stiamo parlando di Falcone e Borsellino. Stiamo parlando di due persone che hanno fatto la storia della lotta contro la mafia, che sono stati uccisi. E sono andati alla Sinara per sicurezza, è lo Stato, vuol dire che non li tutelava. Ma no, sono andati 20 giorni ed era estate ed hanno portato le famiglie. Posso spiegare dopo 20, allora dopo 20 giorni siccome, la sicurezza... Siccome, professore Manocchese. Allora, siccome nessuno sa, e questo è un segreto di Stato, che alla Sinara c'è un hotel a 5 stelle e che loro hanno scelto di andare in questo hotel a 5 stelle e se lo sono pagati. Non ho capito. Non solo, allora... Mentre sono alla Sinara e vanno per lavorare e non vanno per fare il bagno, e lui dice che non era l'aria che tirava a Palermo quando erano chiusi dentro il bunker di Palermo, quindi fa una battuta. E dopo 20 giorni? Com'è che tornano a Palermo? Dopo 20 giorni? È finito il pericolo? No, mi scusi. Allora? Evidentemente non ha finito... Dopo 20 giorni l'hanno interrotto, il generale. No, avevo preparato gli atti per il grande processo. Questa è un'intervista che io ho proposto adesso, siccome è stato motivo di discussione la volta scorsa. Ma infatti, e lei mi ha detto che non è assolutamente vero. Sì, allora, che sono andati per motivi di sicurezza, lo ribadisco. Siccome vivo al caldo e mi riposo spesso, non sono in grado di vedere queste cose. Vabbè, allora, le ripeto, allora le ho dimostrato che sono il signor Falcone e il signor Borsellino sono andati alla Sinara, evidentemente non per andare in spiaggia, che si sono portati anche le famiglie, è ovvio, perché perlomeno un minimo di stare insieme penso che spetti anche dei magistrati, si sono pagati anche, chiamiamola, la vacanza di lavoro, perché non erano andati là, siccome facevano vacanza. Ma non erano andati là, come dicevate voi. Vogliamo risentire di nuovo questa cosa qua. Cioè, non vorrei che noi interpretassimo le parole di una persona che è stata estremamente chiara. La facciamo Dicono che noi abbiamo lavorato giorno e notte. Sì.
Ecco, al punto tale che Borsellino, addirittura come faceva Giulio Cesare, detta addirittura due o tre... No, è Falcone questo. No, Giulio Cesare dettava cinque lettere contemporaneamente. Falcone Borsellino, vogliamo risentire questo? Allora, state attenti, seguite. Io volevo però... Scusi, seguite. No, adesso mi faccia rispondere però. Io chiedo solo a questo. Allora, seguiamo il labiale di Borsellino, no, scusi, perché sennò aspetti, non capiamo niente. Scusi. Io dico, intanto dico che l'altra volta io ho detto, non mi risulta affatto. No, ho detto che non sono mai andati. Che non sono mai andati, benissimo, ho detto che non sono mai andati ed ho sbagliato perché invece sono andati. Ma voi l'avete descritta e tuttora continuate a descriverla come se loro fossero stati mandati là per ragioni di sicurezza. Certo. E invece non è vero. No, perché tant'è vero che loro vanno in foresteria, sì. Quando uno viene mandato per ragioni di sicurezza non paga la foresteria, scusi, perché è lo Stato che li manda. Loro sono andati, si sono portati le famiglie, era il periodo estivo, era il periodo in cui dovevano concludere, come lui diceva, la messa a punto del grande processo. E lì hanno per 20 giorni scritto. Lo vogliamo risentire così? Mi faccia finire la domanda. Non mi ascoltate più. Le faccio la domanda. Ma professore, sì. Ma parlando di sicurezza, le pare che uno, viene una famiglia, loro, vengono presi, vengono mandati 20 giorni all'Asinara, dopodiché finisce l'emergenza, finisce il pericolo, proprio quando sta per cominciare il processo, e loro e le famiglie tornano a Palermo. Ma non ha senso. No, ma senatore, posso faccio rivedere il professore? Sì, fai rivedere. Possiamo vedere di nuovo, ma soprattutto una cosa. Allora, non mette in bocca a me cose che non ho detto e neanche a Borsellino e Falcone. Allora, il discorso è molto semplice. Questi vanno lì per ragioni di sicurezza, abbiamo detto la volta scorsa e lo ripeto adesso, vanno lì per ragioni di sicurezza. Siccome io non ero testimonio, facciamo vedere il testimonio che parla della sua esperienza. Riascoltiamo il servizio. Dottor Borsellino, vorrei iniziare questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara, per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda? Ma si trattò di un periodo che al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbiamo avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo. Senta, si è fatto un gran parlare di un particolare, forse minore, però ugualmente significativo. È vero che doveste pagare il conto di questo giorno alla Sinara, il conto allo Stato? Sì, abbiamo pagato le spese di soggiorno nella foresteria di uno degli stabilimenti carcerari dell'Asinara, che sono 5 in tutto, perché è un'isola molto grande. Anche le spese di vitto per noi e per le nostre famiglie. Sinceramente non fu una somma eccessiva. Ma lo trovò giusto? No, non lo trovai giusto, infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore. E torniamo a Falcone, qual è il ricordo più importante che lei ha di lui? Ma guardi, io ricordo soprattutto la sera e la notte in cui abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era giunta notizia che un settimanale italiano il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta. Capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propalazione di questa notizia.
e quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ricordo che qualcuno dei colleghi del pool cedette addirittura, nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, in momenti in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura, che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. E in quel momento lo ricordo con enorme piacere, perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone. Ecco, l'abbiamo rivisto, professor. Allora, le cinque lettere che scrive Borsellino, dove sono? Ho parlato poco, 10 sì. Secondi. Era necessario che lo Stato governato da governi che avevano raddoppiato il debito pubblico in quel periodo, andassero a chiedere i soldi a questi magistrati per 20 giorni che sono stati... No, che non ci fosse un posto dove i magistrati potessero... No, io chiedo se non potevano abbonargli le spese. Potessero visto lavorare. Che... I figli di Falcone all'asilo non si divertivano. Certo, è chiaro. Perché i ragazzini, io vedo i miei figli, a quell'epoca se li portavo e non dovevano andare a prendersi un gelato alla sera, non so che cavolo andavano a fare. E i due magistrati lavoravano giorno e notte. Seconda cosa, concussione, collusione e omertà. Questo è il problema che collega la mafia alla realtà politica italiana. Sono tre parole che vanno messe insieme, perché sennò non si capisce nulla. Come diceva prima il nostro giornalista Dianese, non possiamo capire come la mafia riesca a crescere in un ambiente sano come può essere quello del Veneto, quello della Lombardia e molte altre regioni d'Italia, se non attraverso un meccanismo molto particolare, che è quello di avvicinamento e concussione e collusione con le figure politiche locali. E ne abbiamo anche... È un punto sostanziale questo, eh? Prego. Sostanziale. Non la sto accusando, no, però no. La prendo come esempio, perché effettivamente quello che dice lei è quello che pensano e dicono tutti. La filosofia consolatoria del siamo stati invasi, siamo invasi, vengono dal sud, occupano il territorio, non funziona. Qui si sono inseriti come il coltello entra nel burro. Allora vuol dire che qui... c'è qualcosa che non funziona e che non funzionava già da prima. Significa che ci sono dei meccanismi che abbiamo noi che loro utilizzano a loro vantaggio. Mi spiego meglio. Quando l'ex procuratore capo di Venezia, Borraccetti, dice occhio che qui il terreno è fertile per le mafie, perché siamo abituati in un certo modo a non considerare lo Stato. Ci dà fastidio pagare le tasse. Abbiamo avuto un presidente del Consiglio, Berlusconi, che ha detto, insomma, è eccessivo il carico fiscale. Chi è di noi che non lo pensa? E chi è di noi che, messo nelle condizioni di evadere, sta lì a pensarci più di tanto? Ecco, è esattamente questo il problema. E cioè che c'è un terreno molto fertile, per cui non si può parlare di invasione, si può parlare di... comunione di interessi, cioè arrivano qui e trovano la comunione di interessi. Mi scusi, lei sta sovvertendo assieme ai nostri imprenditori. Ragionando in questa... E guardi, finisco, quando io scrivo sul giornale che c'è un'infiltrazione mafiosa in un paesetto X, inevitabilmente vengo querelato dal sindaco per il danno d'immagine. E io mi chiedo se il danno d'immagine lo faccio io che scrivo che è infiltrato dalla mafia, o se il danno d'immagine è peggio, glielo fa la mafia. Allora è la mentalità nostra che va cambiata. Occhio che gli affari li fanno con i nostri imprenditori.
e i nostri imprenditori, spesso quelli disonesti, non vedono l'ora di avere soldi freschi che entrano, soprattutto in un momento di crisi come questo. Gli unici che prestano soldi molto volentieri e molto facilmente sono loro, perché le banche non glieli danno. E allora tante imprese stanno passando di mano. Su questo bisogna che la politica, per questo mi rivolgo a lei, la politica, anche a te Gennaro, dico, la politica anche regionale può fare moltissimo per aiutare gli imprenditori onesti, che vanno non solo salvaguardati ma in qualche modo premiati. E bisogna che quando si scopre che qualcuno ha a che fare con imprese che hanno sede a Casal di Principe, io dico che il sindaco di quel paese deve porsi il problema. Bravissimo. Cioè, se tutti quelli che colorano le case di Carle hanno sede legale a Casal di Principe, vogliamo andare a vedere come mai? Allora, professore, posso un attimo? Intanto io vorrei che, mi scusi, vorrei precisare una cosa. Allora, se un tumore si instaura all'interno di un organismo sano, perché è questo il suo mestiere, non posso dire all'organismo sano dove aver colpe. È vero che no. Sani. No, sì, allora, mi scusi, allora abbia pazienza, la mafia non l'abbiamo inventata noi, non l'abbiamo inventata noi l'andrangheta. Se siamo permeabili da queste situazioni ci sono dei motivi. Prima di tutto noi non abbiamo anticorpi contro la mafia e non ce li siamo nemmeno organizzati e non possiamo essere noi colpevoli di un'infiltrazione mafiosa. Non abbiamo la capacità di reazione, ma deve essere un organismo al di sopra del cittadino che tutela, non il singolo cittadino, anche il cittadino. Ma mi scusi, se uno mi fa un'offerta ed è una società normale, regolarmente costituita da qualsiasi parte sia, io accetto di avere una collaborazione, un servizio, lo pago e lui lo fa. Ed è finito. Il problema è proprio questo. La mafia al sud è lavoro, al nord è servizio. Il problema è esattamente questo. Faccio una domanda, ecco. Se lei considera cosa rende fertile per la mafia o un certo tipo di criminalità a questo territorio? Perché allora ci facciamo una domanda, cos'è che la rende fertile? Poi c'è un altro aspetto, quello che prima parlava dei sindaci e delle gare di appalto che vincono certe organizzazioni. C'è la gara a ribasso. E l'imprenditore nostro, molto spesso, non è competitivo con certe aziende che arrivano dal sud. Ne abbiamo, e lei come giornalista lo sa perché ne ha visto di casi, prendono l'acconto, non finiscono il lavoro, poi eventualmente rientrano su un subappalto, cioè c'è una serie di normative, di leggi che rendono fertile la mafia sul nostro territorio, perché un paese che ha, non ha la certezza della pena, e qui è la collusione dello Stato, non ha la certezza della pena, ha tempi lunghissimi, se io, imprenditore onesto, vanto un credito, avrò 10 anni di litigi e di storie da tirarmi dietro. Allora c'è un sistema che rende fertile il crimine organizzato e che è favorevole al proliferare di questa criminalità. E quindi io credo che qui tutti questa sera siamo d'accordo che abbiamo un sistema fiscale che non è facile da rispettare. Non è facile da rispettare perché se ne è accorto Monti in questo momento in cui dice ma abbiamo un buco perché imponendo le tasse abbiamo fatto calare i consumi, quindi c'è meno IVA che entra, no? Quindi questa è la conclusione che fa lui, ma dall'altra parte c'è un altro tipo di mondo che era abituato a lavorare. Però insegna economia. Eh? Però insegna economia Monti. Sì, ma purtroppo hanno messo un tecnico a fare il politico, questo è l'errore fondamentale. È un ottimo tecnico, ma non deve fare il politico, deve fare il tecnico. E lo hanno messo un posto in politico. Però il ragionamento non consideriamo fertile, ma guardiamo le cose che rendono, le cause che rendono questa fertilità. Mimo Cassarati, siamo cadaveri. Siamo cadaveri che camminano. Vediamo. Non direi, insomma, avremo sempre la speranza di andarne fuori, dai. Cos'è dopo? Bisogna. No, ma lui... Chiedo alla regia, sì. Volevo dirle supporto. Questo. Signor giudice, lei lo ha appena citato. Che cosa ha significato per lei, ma anche per la giustizia palermitana italiana, il pool antimafia?
Si trattò di un esperimento non previsto dalla legge, ovviamente non vietato, e in ordine al quale non ci fu nessun provvedimento legislativo che lo sostenesse, che ribaltò completamente il modo in cui sino a quel momento si era indagato sui procedimenti mafiosi. Partiva intanto dal presupposto soggettivo secondo cui coloro i quali si interessavano ai processi di mafia, che erano estremamente complessi, non dovessero occuparsi d'altro. Inoltre che si lavorasse in equipe, fu questo il primo esperimento di questo genere dopo quelli del terrorismo, ed inoltre ancora che i procedimenti di mafia dovevano essere guardati tutti contestualmente per riuscire a cogliere le connessioni tra l'uno e l'altro. Si tratta di un esperimento che si basava sul principio del coordinamento delle indagini, un esperimento che soltanto recentemente, con studi accurati di Giovanni Falcone in proposito, è stato riproposto in più ampio raggio con l'istituzione della direzione distrettuale antimafia e della cosiddetta superprocura. È vero che con la morte di Falcone, o almeno si è parlato molto di questo, è cambiato l'atteggiamento dei pentiti? A lei risulta qualcosa in questo senso? Beh, risulta soltanto perché tra l'altro è diventato di dominio pubblico una reazione immediata del più importante collaboratore che al momento era alle cure dell'autorità giudiziaria, il quale mandò una lettera alla Presidente della Corte d'Assise d'Appello ritrattando tutto quello che aveva precedentemente detto. Il collaboratore tuttavia, nel meglio meditando ciò che aveva fatto, non appena si è ripresentato dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello, ha confermato le proprie dichiarazioni. Non ritengo ci sia stato quindi, e non ritengo neanche che ci sarà, un atteggiamento di minore collaborazione da parte dei potenziali collaboratori. Avete sentito il ragionamento di Borsellino per quanto riguardava l'invenzione del pool, però andiamo a vedere anche cosa dice Cassarà, Mimì Cassarà, proprio quando dice siamo cadaveri che camminano. Ascoltiamo. Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto? Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho, financo vorrei dire dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Thank you.
poi rivedremo l'immagine di quel 19 luglio. Però chiedo a Mirko Schio, visto che lui ha fatto parte della polizia, magistrato, che dice rischiamo tutti i giorni, e sapevano che potevano da oggi a domani rimetterci la pelle, bisogna avere un senso dello Stato, credo, a reputo straordinario. Certo, penso che tutti quelli che prestano servizio per le forze dell'ordine, ma anche ai vigili del fuoco, che muoiono nel salvare le persone, insomma, ecco, ricordiamocelo sempre, ne parliamo molto. Un conto è vigili del fuoco, ma lì può essere un incidente. Qui sapevano che potevano essere, certo, e poi lo sono stati, certo, ammazzati. Certo, certo. Hanno la certezza che succederà, perché hanno un percorso prima di loro, ci sono colleghi e ci sono persone di alto livello che hanno fatto la stessa fine. E non a caso il generale della Chiesa, che è l'uomo che conosce tutti i segreti dello Stato dall'epoca del bandito Giuliano. Perché chi scopre, tra parentesi, questo è un altro mistero dello Stato, chi scopre il bandito Giuliano che viene ucciso misteriosamente è il capitano dalla Chiesa, che sarà poi generale della Chiesa, che finirà a Palermo nella maniera in cui è finito il famoso bandito Giuliano. Certo, per questo penso che anche le famiglie di queste persone vadano comunque, devono avere comunque la riconoscenza di noi tutti. Pensate, ecco, una cosa, non so se è di vostra conoscenza, giudici e agenti della scorta sono stati riconosciuti in due maniere differenti. Cioè il giudice Falcone e Borsellino per lo Stato sono vittime del terrorismo, mentre gli agenti della scorta sono vittime di mafia. Questo comporta anche un trattamento economico differente tra questi, perché per una sentenza della Corte d'Assise l'attentato di Falcone e Borsellino è stato concepito come un attentato allo Stato, cosa che invece non è avvenuto per gli agenti che erano assieme. Ricordiamolo, è un'ingiustizia profonda questa. È un'ingiustizia profonda. Mirko Schio, ora parlavamo prima, lui non vuole parlare, però parlo io. È stato chiamato e ha rifiutato la medaglia di bronzo, cioè ha detto uno che capita quello che è capitato a me e mi vedete, le medaglie non hanno colore o non hanno, devono essere uguali per tutti. E lui l'ha rifiutato, ha rifiutato la medaglia di bronzo. Io all'epoca avevo 23 anni, senza la milizia Urene e con la lesione al midollo spinale, una medaglia di bronzo, se me la davano di legno giù per la schiena, forse mi facevano una cosa giusto. E no, quindi dico, non stiamo facendo le Olimpiadi, c'è chi arriva primo, chi arriva secondo, chi ce l'ha d'oro, chi ce l'ha di bronzo. Penso che di fronte a disgrazie simili o comunque a sacrifici del genere non ci debba essere questa cosa. Classificazione. È vergognoso, sì. Allora, prima di concludere, tutti quando ci sono incidenti negli aerei, nelle navi, c'è la scatola nera. In quel periodo la scatola nera era nello Stato, vediamo. C'è il fatto nuovo, proprio assolutamente insormontabile, che raccontano l'ex ministro della giustizia Martelli e l'ex funzionaria del suo ministero, la dottoressa Ferraro, i quali, diciamo un po' tardivamente, con 17 anni di ritardo, negli ultimi giorni del 2009, hanno raccontato prima ad Anno Zero e poi ai magistrati che furono informati di questi contatti fra il Ross e Ciancimino e che quindi, come era doveroso, ne informarono Paolo Borsellino, che stava proprio indagando sulla morte di Falcone. In questo momento, inoltre, oltre che magistrato, io sono testimone. Prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle convinzioni che io mi sono fatte raccogliendo le confidenze di Giovanni Falcone, questi elementi che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rassemblare dall'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone. Dopo 17 anni
Claudio Martelli e Liliana Ferraro, che ha preso il posto di Giovanni Falcone al Ministero di Giustizia dopo 17 anni, che è incredibile, ci hanno detto che Paolo Borsellino era a conoscenza, ad esempio, degli incontri fra Vito Ciancimino e Mario Mori. Questo farebbe crollare, per esempio, il racconto del generale Mori, che dice: io vidi la prima volta Vito Ciancimino il 5 di agosto, quindi dopo la morte del giudice. Io invece penso che nell'incontro del 25 giugno che Mori ebbe con Paolo Borsellino, lì si parlò anche della trattativa. È assolutamente evidente che Borsellino non poteva che essere ferocemente contrario a trattare con la mafia che gli aveva appena ucciso Falcone. Quindi era l'ostacolo naturale sulla strada della trattativa. Se avessero lasciato vivo Borsellino, Borsellino avrebbe denunciato, probabilmente avrebbe indagato sulla trattativa, avrebbe incriminato quelli che la stavano facendo, perché è un reato trattare con la mafia per conto dello Stato, anche perché bisogna sempre domandarsi in cambio di che cosa si va a chiedere qualcosa ai mafiosi, visto che i mafiosi non fanno nulla per nulla e stavano mettendo a ferro e a fuoco il paese. L'intenzione di ucciderlo matura da chi è ben informato di quello che sta facendo Paolo Borsellino e vuole impedire che Paolo Borsellino vada avanti nel progetto di quello che sta compiendo. E quindi l'esigenza era di sopprimere Paolo Borsellino, ma al contempo di far nascondere ogni prova, ogni traccia di quelli che erano gli appunti fondamentali del suo lavoro. Così come è stato fatto per i diari di Giovanni Falcone, che usava i computer, che usava l'agendina elettronica, così è stato fatto per l'agenda rossa di Paolo Borsellino, che non usava i computer e non usava l'agenda elettronica. L'inchiesta sulla sparizione dell'agenda rossa dalla borsa del giudice Paolo Borsellino nasce dal ritrovamento della foto di un colonnello dei carabinieri, allora capitano, che si chiama Giovanni Arcangioli, nello studio di un fotografo palermitano. La foto ritrae appunto questo ufficiale che con in mano una borsa si dirige verso la fine della via D'Amelio. Ce ne andiamo, ripetete solo un pochettino più avanti. E io ritengo che in quell'agenda rossa ci siano delle verità che ancora oggi farebbero tremare lo Stato. Quell'agenda rossa, purtroppo, devo dire, rappresenta la scatola nera della Seconda Repubblica. Dianese, hanno mandato via i poliziotti hanno mandato via i reporter che riprendevano l'episodio, insomma, qualche... Sì, soprattutto Borsellino non è stato interrogato dai magistrati dopo l'uccisione di Falcone, per cui ci resta la domanda, anche se insomma è abbastanza chiaro che qualcosa è successo, che una trattativa c'è stata, non conosciamo i dettagli, però mettendo insieme i vari pezzi, figlio di Ciancimino porta il papello, la faccenda dell'arresto di Totò Riina con la casa che viene lasciata libera per 15 giorni, buttano giù i muri, rifanno i muri, la ritinteggiano, eccetera, dice che insomma c'era qualcosa di sostanzioso dal punto di vista della trattativa con lo Stato. Ha ragione l'ascoltatore di prima che dice: ho sbagliato io a dire lo Stato. È chiaro che stiamo parlando di pezzi, ci mancherebbe altro che con tutta la sua forza lo Stato fosse dalla parte della mafia. C'è Falcone, ci sono Falcone e Borsellino a testimoniare che c'è invece una parte che combatte. Sulla faccenda del coordinamento mi interessava chiarire, per ricordare che la banda di Felice Maniero non è una mania che ho di ricordare queste cose, ha un senso ricordarle, perché la banda di Felice Maniero viene smantellata perché un magistrato, che si chiama Francesco Saverio Pavone, ha l'idea di mettere assieme tutti i dati in un colpo solo, cioè prima di lui c'era la singola rapina fatta alla banda di Felice Maniero, c'era la droga portata a Felice Maniero, c'era la grande rapina al Marco Polo e così via. Lui cosa fa? Mette insieme tutto e dice: qui stiamo parlando di una banda che utilizza certi meccanismi.
Per le infiltrazioni mafiose, che ripeto non sono infiltrazioni, sono radicamento ormai, stiamo parlando già della seconda generazione che è nata qui e vive qui, dei camorristi, di cui non abbiamo mai parlato, di cui non ci siamo mai occupati, va fatto esattamente lo stesso ragionamento, ci deve essere un meccanismo di coordinamento. E cioè ci deve essere qualcuno che, facendosi aiutare anche dai magistrati del Sud Italia, è in grado di capire quello che succede qui. Se i poliziotti e i magistrati che lavorano da noi non vanno a parlare con i colleghi, a studiarsi quella situazione, noi continueremo ad arrivare in ritardo. All'inizio della trasmissione ho detto, guardate che mi sta succedendo la stessa cosa che succedeva 20 anni fa. Quando scrivevo Felice Maniero Pericoloso dicevano che ero un pazzo. Ci sono voluti tanti anni per capire quanto forte fosse quell'organizzazione. Adesso noi siamo nella condizione perfetta perché, pur essendosi insediati, non sono ancora talmente forti da poter conquistare la società. È chiaro, cioè non sono dappertutto, sono localizzati in alcune zone, ma non stiamo parlando di robetta, cioè... Ci sono le intercettazioni che dicono che, non so, una banda dell'Andrangheta stava per comprare il complesso di San Clemente a Venezia. Stiamo parlando di 50 milioni di euro. Stiamo per molti. Stiamo dicendo che il Lo Piccolo, bracci destro e sinistro di Bernardo Provenzano, stavano facendo un'operazione su Chioggia di 6 milioni di euro. Stiamo dicendo che nella zona Lago di Garda parliamo di complessi immobiliari, di decine e decine di case per 20-30 milioni di euro. Quindi quando dico che va acceso un riflettore, chiedo proprio aiuto prima di tutto alla politica, perché se non fanno un passo loro, non mettono nelle condizioni i sindaci dei piccoli paesi di reagire, perché io li vedo che non sanno cosa fare. Certo. Recentemente... La sto tirando in lungo, sì, vero? Però no, voglio spiegare una cosa. Recentemente succede questo, un episodio che ho raccontato sul Gazzettino. Succede un episodio di per sé banale, cioè presidente e vicepresidente di una squadra di calcio litigano, come succede ogni giorno, 4 volte al giorno. Uno dei due però torna con 3 che tutti conoscono come casalesi. E uno dei 3 dà uno schiaffo al presidente dicendo guarda che non devi toccare questo che è uomo nostro. Sto parlando di una squadra di calcio che è di proprietà del clan di Casalesi. Si può sapere il nome della squadra? Se ogni modo questa squadra qui non c'è più, l'hanno venduta poi. Sappiamo questa squadra. Sì, adesso il nome è del Meridione. Mi sfugge. No, io sto parlando delle zone nostre, sto parlando di Eraclea, non sto parlando di questo. La squadra di Eraclea. Che cosa succede? Che quando io vengo a sapere la storia e parlo col presidente che è stato schiaffeggiato, lui si rende perfettamente conto del problema e dice, e quando io gli dico perché non è andato dai carabinieri, devo morire ammazzato? Allora noi a questi dobbiamo dare una risposta, perché altrimenti il meccanismo che si instaura è che un po' di paura e un po' di convenienza, spesso molto di convenienza e un po' di paura, porta al fatto che si stringono delle alleanze tali che non siamo più in grado poi di rompere i meccanismi. Voglio dire che adesso sono insediati in piccoli paesini. Però, siccome qualche contatto c'è stato anche con la Regione Veneto, perché in una inchiesta nel Padovano è saltato fuori un coinvolgimento politico della Regione Veneto. Allora, finché è uno, non è un problema. È quando diventa un meccanismo che è impossibile da rompere. Adesso siamo nelle condizioni di poterli attaccare. Ci vuole coordinamento e bisogna non togliere i soldi. Quando un governo mi dice voglio fare la lotta alla mafia e toglie i soldi alla polizia, vuol dire che sta facendo esattamente il contrario. Gli ultimi 15 anni sono stati così, cioè man mano, insomma, chiedo la testimonianza diretta a Mirko. Proprio oggi hanno avuto l'incontro i sindacati di polizia con la ministra. Cioè è inutile, sono due gli elementi, uno è la prevenzione, l'altro è la repressione. Se togliamo la repressione, con la prevenzione siamo debolucci. Repressione vuol dire che nelle zone che noi giudichiamo pericolose, perché sappiamo già che sono pericolose, bisogna impiantarci la stazione di polizia, che deve essere là.
Questo è un deterrente. Adesso posso, già devo poi vi faccio parlare, perché andiamo a vedere l'ultimo filmato, poi discutiamo perché manca davvero poco tempo. Arriva il 19 luglio e vediamo cosa succede. Ho sentito Borsellino, questo era ed è stato il suo ultimo giorno Marotta. La cosa più agghiacciante di questo, a parte la morte di tante persone, oltre al giudice, anche degli agenti, è proprio dell'assoluta mancanza di rispetto della vita umana da parte di questi mafiosi, è pensare che dopo questo attentato qualcuno, comunque pezzo dello Stato, è andato a recuperare l'agenda di Borsellino per portarla via, perché se non è più tornata fuori un motivo ci sarà, cioè questo è impressionante, è agghiacciante sinceramente. Poi invece, tornando alla mafia, io mi allaccio al discorso di Maurizio Dianese, bisogna stare molto attenti e noi come politica anche a livello regionale credo che dovremo fare particolare attenzione, perché è vero, il nostro territorio è come burro. È vero che è come burro, perché è molto facile mettere insieme un pezzo di paura e molto interesse, o il contrario. Perché se questi sono i prodromi, cioè sono... Marotta, siete voi che dovete togliere. Certo, dobbiamo trovare delle soluzioni, o comunque sia delle ipotesi legislative che vadano incontro anche ai nostri imprenditori, che vadano incontro anche ai nostri sindaci, alle istituzioni, perché anche un'altra cosa importante da dire è che la mafia, intesa 'ndrangheta, mafia, camorra, quant'altro, si sta anche sostituendo direttamente ai poteri, alle istituzioni, perché io penso ad esempio nella zona del Milanese che sono stati scoperti già più di qualche comune è stato sciolto per infiltrazione mafiosa o di 'ndrangheta, cioè queste sono situazioni veramente gravi, vuol dire che la mafia si è
industriata, non è più allo stato brado, allo stato di ferocia come era giù in meridione. Qui si sono messi la camicia e la cravatta, quindi sono il famoso mafia dei colletti bianchi, perché è molto più redditizio. E trovano terreno fertile. Noi dobbiamo cercare anche come politica, non solo a livello regionale, io penso anche a livello nazionale, trovare dei meccanismi per bloccare questo tipo di infiltrazione, perché purtroppo l'infiltrazione al nord c'è. C'è la telefonata, era una squadra abruzzese che era portata in C1, i mafiosi, e non mi viene, la Francavilla, non mi ricordo quel paese, l'hanno portata addirittura in C1 per interesse loro, adesso la squadra è in seconda, in terza categoria, insomma, per l'idea. Abbiamo la telefonata, poi vengo dal, non c'è la telefonata, allora, senatore, poi vengo a Mangiolini, senatore, le faccio una domanda prima, mi scusi, dai filmati che abbiamo visto, che idea si è fatto? Ma no, mi faccia dire quello che voglio mi dire. Mi risponda che è la domanda, senatore. Che mi sono fatto. Scusi, le ho fatto una domanda, mi può rispondere. Che idea sì, si è fatto? Bene, ma non capisco che idea, cioè, mi sono fatto. Cioè, l'idea che lo Stato è partecipe in questi attentati che sono stati fatti dalla mafia, oppure ne è esente dopo aver visto questi filmati? Intanto giustamente non parli di Stato, che ci siano delle componenti politiche, che si è anche dimostrato, che hanno avuto connessione con la criminalità e che hanno connessioni con la malavita e che hanno connessioni anche con tanti altri intrallazzi sul piano economico, sul piano finanziario, eccetera. Questo non si discute. Quindi su questo non c'è dubbio. Che comunque i due che sono stati uccisi, lo ripeto ancora, dalla mafia, perché i due non hanno, hanno lottato soprattutto contro la mafia. Era un pericolo della mafia, sono gli unici che hanno organizzato il pool. Sono gli unici che hanno portato 330 all'immobiliare, questa è la mia convinzione. Senatore, uno da casa adesso dice, posso mai, dire una cosa? Uno da casa le dice, senatore, ma come mai è sparito quel libro? Ma non lo rosso? So, ma me no, lo dica lei. No, ma che sono, io ho fatto no, sparire io. Volevo chiederle, accusando lei, è sparito da un capitano dei carabinieri che se ne è portato via con delle foto e delle testimonianze. Come mai è sparito, dico questo, come mai? Da un alto ufficiale o da un ufficiale dei carabinieri, un'arma che... Se a un certo punto l'ufficiale dei carabinieri, che non so chi fosse, ha preso questa borsa e, come si dice, l'ha fatta sparire, ha commesso un reato. Certo. Come mai? La domanda è a chi l'ha portata? Ma ce la possiamo chiedere tutti, ma dobbiamo dare delle risposte. Ma chi? Cioè, le risposte le può dare chissà. L'inquinente. Allora l'inquinente, ho capito. Allora mi fa dire una cosa. Io vi ho ascoltato, abbiate pazienza. Chi comanda questo comandante dei carabinieri? A chi risponde? A chi risponde? E ci sarà un generale dei carabinieri che dice... E ci sarà qualcuno che lo vorrà crocifiggere, oppure lo lasciamo continuare a andare libero? Ma è stato promosso, da capitano è diventato colonnello. Bravo, allora cosa sì, vuole? Ascolta, no, è stato promosso, era capitano ed è diventato colonnello. No, ho capito, avrà fatto la sua carriera, ma per carità, è stato promosso ma per la borsa. A chi l'ha portato quel libretto? Ma che cosa vuole da me? Non lo so. Lei è capo dei servizi. Non sta chiedendo a lei, non sta chiedendo allo Stato. Un momento. Ha detto che era capo dei servizi. Certamente, io ero il capo dei servizi e quando è caduto il fatto, però vorrei dire una cosa. Poi, ma io non vorrei personalizzare il problema. Ma se fate la domanda bisogna che mi risponda. Allora, ero capo del servizio del Sismi e quando accadde il fatto di Falcone, immediatamente noi ci impegniamo per vedere se vi erano delle provenienze esterne nei confronti dell'attentato, perché Falcone da quando era a Roma aveva allargato il suo discorso e operava negli Stati Uniti, operava internazionalmente, quindi la competenza del servizio esterno era quella di vedere se vi erano delle connessioni e non trovavamo nessuna connessione e nessuna connessione è mai stata dimostrata. Volevo dirvi una cosa, io vi ho ascoltato adesso per tre quarti d'ora, tutto quello che voi dite riferito a questo movimento di carattere soprattutto economico, di infiltrazione o d'altro, credetelo, è lo stesso ragionamento che noi facevamo nel 1989. Quando voi chiedete la politica deve fare qualcosa, lei l'ha detto di sopra e lei... Professor Casoli, se ne esce fuori. Cioè, durante l'intervallo parlavamo di questa agenda rossa, ma parliamo anche dell'agenda elettronica che aveva Falcone.
Quindi sono due che spariscono, non si trova niente, non è una sola, c'è una serie di cose che spariscono e quindi parliamo di omertà di Stato, perché il signor colonnello che ha trovato, che è stato acchiappato con il borsone di Borsellino che se ne andava non so dove, no, credo che sia rintracciabile e si possa mettere anche un attimino sotto torchio. So, mi pare normale, ma ripeto, io parlo sempre della Svizzera, dove queste cose non succedono, che a Parigi non esiste che scoppi una bomba che ammazza due magistrati, a Berlino non mi sovviene, no, in Spagna neanche passa, a parte le attività di alcune aree sovversive, ma quella non è mafia, è un altro tipo di cose, ce l'avevamo anche qui in Tirolo a suo tempo, ma era un'altra, è un altro tipo di attività. Ma quello che mi preoccupa è l'immobilismo. Parliamo, ma non concludiamo niente. Ma non è vero. Io vorrei che immobilismo, mi scusi, non dia l'impressione ai cittadini italiani che tutti coloro che lottano contro queste cose sono immobili. Ma certo, cosa sta dicendo? Sono statici, ma non immobili. Ma è irresponsabile questa tradizione, andiamo. Ma è una mancanza anche. Ma le ho detto che ogni mattina vengono catturati i casalesi, i mafiosi, la corona, è cosa immobile. Però aumentano, no. In effetti hai ragione. Allora, scusate, qui io aprirei, perché con il senatore abbiamo una posizione opposta. Allora, attenzione, anche sugli arresti c'è una graduatoria, perché se io arresto tutta la manovalanza e non vado a acchiappare i capi, non ho fatto nulla. Ma perché i capi li abbiamo catturati 20 volte, poi come giustamente dice lui, si rigenerano. Ma quali sarebbero i capi? Non possiamo oggi andare a cercare la mafia di 20 anni fa, non è più così. Si è trasformata. Per carità, la magistratura italiana, la polizia italiana sono degli imbecilli. Poi tocca a Mangione, il professore. Come diceva Dianese, la mafia si è trasformata ed è entrata nei gangli sempre più della società e questa cosa diventa normale. La preoccupazione è che queste cose che dovrebbero essere eccezionali e fermate in tempo diventano normalità e la normalità è inquietante. Mentre la magistratura italiana e la polizia vedere questa cartina geografica. Nel ragionamento che faceva il senatore Ramponi, che diceva c'è la lotta alla mafia, ed è vero, io guardo, e poi i risultati sono quelli che contano, per conto il numero, in Italia sono aumentati, perché c'è quella verde, se la inquadriamo a pieno schermo, c'è la verde che è la mafia nigeriana, c'è quella arancione che è la mafia albanese, c'è quella che viene dalla Russia, c'è quella che viene dalla Cina, in più ci sono le nostre, in casa nostra, la 'Ndrangheta, la Sacra Coronita, la Camorra, e insomma mi sembra che invece che diminuire queste mafie aumentano, il che mi preoccupa. Dovremmo andare tutti a vivere o in Umbria o in Sardegna. A concludere, ma ecco, non volevo, cioè, io dico, studiamo gli esempi che si sono verificati in altri paesi, vale a dire 35 anni fa a New York Greenwich Village era in mano alle prostitute e ai drogati. Venne gestito dalla mafia, comprò il locale, comprò le aree, una volta bonificate sono diventate le aree di New York. Via Anelli, Piazza De Gasperi, stazione, sono aree che stanno avendo un degrado favoloso, e immobili che valeranno poco, che verranno comprati da qualcuno, che saranno bonificati e poi avranno un certo tipo di valore. Anche queste sono strategie che vengono applicate anche da noi. Bravissimo. Perché per esempio tutti, bravissimo. No, però, concludere tutti i beni della mafia che sono stati riusciamo a prevenire cercando di capire quello che è successo da altre parti. Marsiglia è un esempio. Devo chiudere, e lei lo sa meglio di me. 35 anni fa era presidiata, oggi non ha più queste cose qua. Siamo noi nelle situazioni di Marsiglia. Allora, perché
ripeto, non sono stati pensati e attuati. Sono attuati anche da noi, Schio, devo chiudere. Schio, allora ricordiamo la vostra associazione, Feriti e Vittime della Criminalità e del Dovere, dove è la sede, dove possono venire, dove vi incontrate. Noi abbiamo una sede a Marghera, ma abbiamo iscritti in tutta Italia, come dicevo prima, abbiamo più di 800 famiglie che seguiamo, appartenenti alle forze dell'ordine, civili, vittime di mafia, vittime del terrorismo, anche qualcuna della bomber, cerchiamo di assisterli. Mirko, sente, nel passaggio della sua vita da ragazzo a 23 anni che sta bene, che può usare tutte le proprie articolazioni bene, a diventare un ragazzo che per lo Stato ha dovuto e dovrà vivere in carrozzina, addirittura aspettando lo stipendio per 2 anni, con tutte quelle cose. Cosa ha provato in quei momenti, al di là del dolore fisico, che quello è in dubbio? Guardi, io lo dico sempre, anche la mia è stata una scelta di vita. Io potessi tornare indietro farei esattamente quello che ho fatto. Non è perché ho avuto quella disavventura che comunque, guardi, non ho nessun rimpianto. Devo dire che sì, da quel momento la mia vita è cambiata in maniera diversa. Io posso comunque, ho avuto la fortuna di potermi fare una famiglia, di seguire tante persone, di avere comunque molte soddisfazioni. Quindi per questo quando vedo certi ragazzi che comunque hanno tutto e alla fine sembra che non abbiano nulla, è un male che sicuramente noi tutti ci facciamo. Per questo dico, investiamo nella gioventù, nel far sì che abbiano loro questa mentalità, che possano comunque arginare o comunque ridurre questo fenomeno. Matteo Renzi, in conclusione, cosa fate e cosa vorreste fare contro le mafie? La vostra associazione, praticamente cosa fate? Libera organizza percorsi sia educativi che di formazione sull'educazione alla legalità e di formazione su quello che fanno e non fanno le mafie, quindi una lettura sia dell'attualità che anche del passato. Cioè, pilastro di Libera è la memoria. Ogni 21 marzo ricordiamo le oltre 800 vittime di mafia, che non sono solo rappresentanti delle istituzioni ma anche cittadini comuni, e perché pensiamo che appunto la battaglia sia da fare dal punto di vista culturale, quindi chi ha memoria ha anche giustizia. Ecco, è l'unica strada da intraprendere. Io credo più associazioni, più gente c'è contro la mafia, credo che le mafie potranno forse un giorno smettere di esserci. È una forma di contrasto civile, noi siamo in un certo senso partigiani, perché contro le mafie bisogna prendere parte, bisogna schierarsi. Grazie a Mirko Schio di essere stato con noi, grazie a Flavio Manzolini, grazie a senatore Luigi Lamponi, grazie a Maurizio Dianese di essere stato qui con noi, a Gennaro Marotta, grazie a voi, a Matteo Lenzi, grazie al professor Emanuele Casi, nostro direttore, di essere stato con noi, grazie a Elisabetta Corazza. Grazie a te Giorgio, grazie ai nostri ospiti e ai telespettatori che ci hanno seguito da casa. Vi aspettiamo venerdì prossimo per una nuova puntata di TV7 Match, però continuate a seguire durante tutta la settimana la nostra programmazione. Buonanotte a tutti!